Marco Ciurcina, che assieme a Pier Giovanna Grossi presenterà un intervento Dati in rete, accesso libero e privacy. Sì, grazie. Parlo anche a nome di Pier Giovanna, che in questo momento non so dov'è, comunque mi ha lasciato l'onere e onore di parlare da solo. Allora, sono delle riflessioni sul tema dei dati nella privacy, nel contesto open nel quale siamo, software libero e dintorni. Allora, sono riflessioni che stiamo facendo in Assoli, Associazione per il Software Libero, che probabilmente qualcuno di voi conosce, un'associazione con una lunga storia sulla tutela del software libero, dell'idea di software libero come non solo artefatto tecnico, ma anche come portatore di diritti, e quindi gli aspetti etici, l'importanza degli aspetti etici riguardo al software libero. Allora, in principio, privacy e apertura. In principio il problema forse non era molto... era chiaro che il software libero nasceva anche e soprattutto anche per tutelare la privacy degli utenti, per attribuire agli utenti la possibilità di avere il controllo sui propri dati, sulla propria computazione e quindi sui propri dati. Ma negli anni poi forse non ci abbiamo mai pensato, almeno io l'ho percepito poi dopo, a distanza di anni, è arrivato l'open data. Open data in sé confligge come idea con quella della tutela della privacy, perché tra i dati ci sono anche i dati personali, quindi open data forse va pensata con un po' più di attenzione. Altra questione secondo me molto importante è distinguere tra la privacy come valore e la privacy come oggetto di tutela giuridico. Quindi la privacy come valore è una cosa, la tutela della privacy è un'altra cosa. Cercando di mettere a fuoco che cos'è la privacy come valore, trovo molto utile questa mappa. Chi si occupa dei dati personali? Tre categorie di soggetti. Lo Stato e gli enti pubblici in generale, le imprese e gli altri enti privati, e gli esseri umani, le persone. Quando parliamo di privacy come valore, ovviamente ci riferiamo alla tutela della privacy dal punto di vista degli esseri umani. Allora, che cos'è la privacy come valore? È potere alla persona, potere, il controllo su che cosa fare dei dati in mano alle persone. Ciascuno deve avere il potere di controllare e decidere che cosa fare dei propri dati. Mondo oggi un po' diverso, però sul piano valoriale, sul piano etico, privacy è questo. Potere al cittadino, diciamo. Potere all'essere umano, cittadino è limitativo. Torniamo allo spazio nel quale ci muoviamo, software libero, conoscenza libera e così via. Anche qui, anche quando si fa software libero, quando si pubblica del software libero, quando si pubblicano dei contenuti su Wikipedia o dei dati su OpenStreetMap, si trattano dati personali, perché chi pubblica i dati è identificato quantomeno da un'email o da un IP, e quindi poi quando si pubblica del software normalmente si mette la copyright notice. Ecco, questi sono dati personali. C'è dietro una scelta, si spera spesso consapevole, perlomeno quando si mette la copyright notice la scelta è consapevole, no? La scelta è consapevole di pubblicare il proprio nome e accoppiare l'artefatto con la propria persona. A volte qualcuno non se ne rende conto quando fa dei post su Wikipedia o in altri posti, contribuisce. Quelli anche sono dati personali, quindi l'identificazione tramite IP o l'identificazione tramite indirizzo email è, nella normalità dei casi, un trattamento di dati personali.
Ora, il quadro normativo. Quadro normativo, dunque, in generale trovo utile ricordare che, scusate, vabbè, non ho visto quanti minuti sono. Grazie. Trovo utile, si dice, c'è il GDPR, c'è il codice della privacy, quello è solo un pezzo del quadro normativo che riguarda i dati personali. Pezzo oggi più evidente, oggi l'anno scorso è stato l'anno del GDPR, è stato uno dei temi più trattati da tutti, però ecco, il GDPR, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è certamente il quadro normativo, il pezzo del sistema normativo che tratta i dati, guarda i dati più dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali della persona. Quindi è uno strumento normativo pensato che ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali della persona. Quando si parla di diritti fondamentali della persona, si è in un pezzo della mappa del diritto molto vicino al piano etico, perché normalmente i diritti fondamentali coincidono con il sentire etico della maggioranza delle persone in un contesto sociale. Però non è necessariamente così, poi questo si potrebbe analizzare nel dettaglio. Ci sono altri due macrosistemi che si occupano di altre due prospettive attraverso le quali si può guardare alle norme che disciplinano i dati personali. I dati personali sono trattati dal diritto come delle risorse economiche e quindi, per esempio, vengono in mente le norme che tutelano le banche di dati, che possono essere composte di dati personali, oppure le norme che tutelano il segreto industriale dei dati, possono essere anche personali, possono essere oggetto di segreto industriale. E poi c'è un altro pezzo dei sistemi giuridici in tutto il mondo che si preoccupa, tra virgolette, dei dati personali, e sono i sistemi di sicurezza, di controllo, giudiziari, ecco, che riservano ad alcuni soggetti la possibilità di accedere con più facilità di altri ai dati personali. Sono pezzi del diritto che si tende a non guardare troppo, ma ci sono, e ci sono in tutto il mondo. In alcuni paesi alcune vicende sono emerse al pubblico dibattito, penso alla vicenda Snowden, che ha reso evidente e ha portato Parlamento europeo e la Commissione europea a rendersi conto del fatto che certe norme degli Stati Uniti d'America consentono accessi, attività di sorveglianza di massa sui dati personali dei cittadini europei in quanto stranieri, cioè le norme statunitensi tutelavano in modo differenziato i cittadini statunitensi e gli stranieri. Le norme al tempo che riguardavano gli stranieri permettevano attività di sorveglianza di massa sui dati nostri, noi europei, e secondo molti, secondo l'Europa, questo costituiva una violazione dei diritti fondamentali di noi europei. Questo è stato un tema di conflitto diplomatico per molti anni, e credo che molti di noi sono al corrente perlomeno a un certo livello di questa vicenda. Allora, è arrivato il GDPR. L'anno scorso, come ho già detto, è stato l'anno dei dati personali, del GDPR, e quindi è successo qualcosa. È chiaro che qualcosa è successo, moltissimi sono consapevoli del fatto che c'è qualcosa di nuovo, che la privacy è importante, molte più aziende si sono organizzate. Questo perché? Perché il GDPR è fatto bene,
è fatto bene, un salto di qualità nel quadro normativo, è molto più organizzato rispetto al precedente quadro normativo, alza il livello di tutela. GDPR nella sostanza attribuisce nuovi diritti agli interessati, alla persona di cui dati ci si tratta, e impone nuovi obblighi ai soggetti che trattano i nostri dati, i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento. E quindi, sì, mi sa che sono stato più veloce, ma va bene. E quindi questo è il contesto. Questo è il contesto e pensiamo che ci siano degli spazi di azione in questo, degli spazi che da una parte sono dentro il GDPR, perché il GDPR in quanto strumento normativo ben fatto, in quanto offre nuovi diritti, offre delle nuove possibilità. Quindi qualche cosa probabilmente l'avete già sentita, vista, ci sono delle class action che sono partite nei confronti, che so, di Facebook, ci sono delle sanzioni molto salate che sono state irrogate da alcuni garanti della privacy, non quello italiano, nei confronti di Google. C'è soprattutto la condotta degli operatori che sta cambiando in modo profondo. Cioè, oggi chi di voi utilizza dei servizi Google o Dropbox, insomma, tutti i servizi oggi rendono disponibili a chi usa i servizi in modo professionale delle condizioni di servizio che prevedono più obblighi per il fornitore di servizio che prevede il trattamento di dati. Quindi qualcosa sta succedendo, qualcosa si può fare sfruttando il GDPR, ma il GDPR non basta. Il GDPR non basta perché quadro normativo non è il GDPR non garantisce la piena manifestazione del piano valoriale che c'è dietro l'idea di privacy, quindi il potere alla persona, all'essere umano. C'è bisogno di qualcosa in più. Mi aspetto che nei prossimi anni si possano sviluppare delle nuove tecnologie, delle nuove pratiche anche che permettono la generazione, adesso ci sono dei processi in corso, generazione di beni comuni utilizzando dati personali. Questo è un tema sul quale si sta lavorando in vari ambiti, però non voglio entrare troppo nel dettaglio perché mi sentirei di rompervi le scatole. Ho finito, grazie. Scusate, ci sono domande? Andare da qua là in modo più comodo, io do tutti i miei dati a qualcuno, magari anche in modo inconsapevole, anche magari in modo consapevole, perché non riesco a capire il valore che ha questa cosa. Personalmente, allora penso che ci sia una battaglia, diciamo, un confronto, per non usare parole virulente, in corso, no? E penso però che questo momento sia un buon momento, perché il GDPR ha alzato il livello di tutela. Prima del GDPR c'è stato Snowden che ha alzato il livello, insieme al GDPR, il livello di consapevolezza. Ha appena detto
do i miei dati consapevolmente o meno. Lei è consapevole. Ecco, qualche anno fa la maggioranza delle persone non era nemmeno consapevole di questo aspetto, non era consapevole del fatto che, adesso qua siamo in un contesto privilegiato perché qui la consapevolezza è alta, ma nella società at large, diciamo, il livello di consapevolezza di quello che si fa usando le tecnologie è cresciuto molto, quindi mi pare un buon momento. Detto questo, è chiaro che è giusto e sano essere preoccupati, perché è chiaro che c'è un rischio, no? Probabilmente il tema della tutela dei dati personali si colloca in uno spazio più ampio, quello di che società vogliamo andare a costruire, quindi siamo in un momento di bouleversement, per usare una parola francese. Però sì, è bene essere preoccupati, è sano essere preoccupati, ma oggi è meglio di 2 anni fa. Questo è un fatto, e ci sono anche possibilità nuove. Adesso probabilmente c'è un discorso da costruire, una narrazione, delle attività da mettere in campo, però per oggi è meglio di 2 anni fa. Ecco, questa è la mia sintesi estrema. Cioè, questa è l'impressione? Sì. No, perché io non ce l'ho questa impressione che oggi sia meglio. Comunque questa è una cosa mia personale, penso che forse siamo anche un pochettino al di fuori, anche se sono quelle riflessioni che poi stanno in fondo a tutto quello che facciamo, in buona sostanza. Condivido. Nella privacy spesso pensiamo il pesce piccolo contro il pesce grosso, ma rendiamoci conto che tutto il movimento del software libero nasce dal basso. Io sono un po' preoccupato perché queste regole giustissime possano creare complicazioni a chi vuole mettere nuovi servizi dal basso. C'è possibilità di avere linee guida? Io penso che le associazioni dovrebbero anche dare una mano a fare in modo che chi vuole dare un servizio innovativo possa avere una semplificazione, se no il rischio che si corre è che solo chi si riesce ad avere degli uffici legali molto potenti può poi fornire servizio, perché deve sottostare a tutte queste regole. Allora, premesso che il quadro normativo, GDPR, adesso parliamo delle norme, non del piano etico, no? Quindi ci spostiamo sulle norme, preoccupa la complessità delle norme. Premesso che le norme sono disegnate per essere di più severa applicazione per i grandi, no? Quindi cioè in tutto il quadro, è un quadro normativo che si potrebbe parlare delle ore, è veramente interessante, soprattutto per noi italiani, perché è rivoluzionario nell'impostazione. Noi siamo abituati a norme, dice se non fai questo ti taglio la mano, se non fai, quindi un approccio molto basato sulla sanzione e su comportamenti codificati in modo preciso, e se non li fai c'è la sanzione. Invece il GDPR ha un approccio completamente diverso, cioè quello che conta è l'accountability, per usare una parola inglese, cioè la responsabilità, ma la parola italiana responsabilità non rende l'idea, cioè responsabilità, preoccuparsi prima e essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto quello che era necessario in relazione alle circostanze. Quindi è molto conta cioè il fatto di essere piccolo in sé ti rende, non ti obbliga ad andare allo studio legale che ti costa 100.000 euro come certamente avranno fatto le grandissime multinazionali. Cioè, un conto è se sei una multinazionale, un conto è se sei uno piccolo. La tua responsabilità è inferiore. E riguardo il comportamento, la costruzione di pratiche dal basso, personalmente sono convinto che sia importante rendere disponibili anche secondo il modello del software libero, cioè in modo aperto, con licenza libera,
delle cose che facilitino la vita a chi vuole soddisfare i requisiti del GDPR. Personalmente sto facendo questo, ma non c'entra niente adesso con questo tema, magari ne parliamo dopo. Un attimo. Buongiorno. La pubblica amministrazione per cui lavoro ha avviato l'applicazione del GDPR con delle nomine del responsabile trattamento a cascata dal vertice, che è il segretario generale, i dirigenti e i dipendenti. Abbiamo anche fatto un po' di formazione, che però non ha chi ci ha fatto formazione la cultura del dato geografico, e quindi si è aperta la problematica banalmente se le coordinate di un permesso di costruire o di uno stallo disabile, ad esempio, potessero essere o meno pubblicate. Cioè, perché da un lato la pubblica amministrazione si trova a degli obblighi di trasparenza da soddisfare, dall'altro col GDPR, che nasce, secondo me, come si vede anche dalla presentazione, pensando ai grossi colossi dei social network, però calato sulla pubblica amministrazione può essere un grosso problema. E quindi noi adesso siamo un po' limitati, non sappiamo come comportarci su rendere servizi per il discorso appunto di rispetto del GDPR. Ma allora, premesso che il GDPR non arriva dal nulla, no? C'era già prima il codice della privacy, la direttiva sulla privacy. Io non ho mai, meglio, mi sono occupato solo in alcuni specifici casi del problema dei dati territoriali e della privacy. Dico quello che so. Per esempio, il catasto non pubblica i dati del catasto, perché la mappa di casa mia dato personale, soprattutto se è una casa, no, dove c'è un solo abitante, e quindi è un dato personale che si riferisce a una persona. E questo non è una cosa che deriva dal GDPR, è già chiaro per posizioni del garante, per sentenze, insomma, quindi questa cosa è già assodata, diciamo, non è nuova, quindi probabilmente questa indicazione, quello che il garante ha già raffinato rispetto ai dati del catasto, probabilmente si applica anche ai vostri casi. Probabilmente la cosa più saggia per voi è chiedere al vostro ufficio legale di dirimere specifici dubbi e darvi delle indicazioni. Un altro caso che mi viene in mente. Dunque, i dati sul consumo elettrico, no? Dati sul consumo elettrico di una casa che è abitata da una persona non si possono rendere pubblici, devono essere aggregati, bisogna creare dei cluster dove i dati si riferiscono a un numero discreto di persone, in modo che non siano dati personali ma dati aggregati e quindi non riferibili a una persona specifica. Questo, quindi, c'è da studiare, ok, ma bene, no? Quindi, però, no, sereni, non è complicato. Benissimo, grazie. Interrompiamo la discussione, anche se è interessantissima, perché abbiamo moltissimi altri interventi. Ringrazio Marco Ciurcina per il suo contributo. Grazie. Ciao. Grazie. Io direi, passiamo seguendo la scaletta, a Copernicus IMS, Rapid Mapping, una nuova fase con tecnologie open. Simone Dalmasso, di GRC. Grazie. Grazie. Ci tenevo innanzitutto a ringraziare gli organizzatori di questo bel convegno. Sono contento di veder crescere questo convegno, è ben organizzato, sta funzionando bene. Sono contento perché l'open source e gli open data mi accompagnano dai tempi dell'università e devo molto all'open source e gli open data, quindi sono contento di essere qua e anche di presentare il punto di vista della Commissione Europea sugli open source, di raccontare quanto la Commissione Europea crede negli open source e negli open data.
Io lavoro al GRC, che è una delle direzioni generali della Commissione Europea. Il centro principale di ricerca è sul Lago Maggiore, a Ispra, però ci sono vari centri di ricerca sparsi in tutta Europa. Il quartiere generale è ovviamente a Bruxelles. Tra l'altro, oggi è la prima volta che presentiamo il nuovo servizio di Rapid Mapping, che entrerà operativo nel giro di 15 giorni. E il servizio di Rapid Mapping fa parte del programma Copernicus. Mi allaccio molto al keynote di ieri di Bernardo, un ottimo keynote che ha dato il punto di vista come rappresentante degli utenti di Copernicus su tutto il sistema Copernicus. Ha raccontato come Copernicus parla dei satelliti, racchiude il lancio dei satelliti, dei Sentinel, dei nostri satelliti europei e dei servizi. Questi sono i sei principali servizi che ha fatto vedere anche lui. Io lavoro in uno di questi, il servizio di Emergency. In particolare in una parte di questo, che oggi andiamo ad analizzare un po' nel dettaglio e a vedere anche come noi utilizziamo l'open source e come condividiamo i dati. Allora, Copernicus EMS sta per Emergency Management Service. È un servizio che è composto da vari moduli, tra poco vediamo quali sono, e interviene in tutte le fasi di un disastro, dalle allerte fino al recovery in un secondo tempo, passando per la gestione dell'emergenza, che è proprio la parte di cui mi occupo io. È coordinato da tre direzioni generali della Commissione Europea. Il primo è DigiGrow, che è quello che coordina gli user forum e il committee meeting di cui parlava ieri Bernardo e che gestisce il budget generale di tutto Copernicus. Invece GRC si occupa dell'implementazione intera, tecnica, del servizio di EMS più di alcune parti tipo il Global Land e altri servizi. E poi abbiamo DigiEco, che sarebbe la protezione civile europea, che ha il modulo 24/7 che fa da interfaccia tra gli utenti del servizio e noi. Questa è la struttura del servizio di emergenze. Ci sono due principali blocchi. Alla vostra sinistra, in arancione, sono i servizi on demand. Servizio di rapid mapping, di cui mi occupo io. Risk recovery, che è sempre gestito dal mio team. Sono servizi che sono attivati quando ci sono emergenze o quando c'è bisogno di analisi a lungo termine a seguito di emergenze, mentre sul lato destro sono i servizi always on, cioè quelli che rilasciano informazioni continue su incendi, siccità o alluvioni con vari tipi di analisi. EFIS è piuttosto famoso perché è anche pubblico, c'è la componente EFAS che è quella delle alluvioni, che però non è totalmente interamente pubblico, e la gestione delle siccità, che è entrata in Copernicus attivamente quest'anno. Parliamo del rapid mapping, che è quello di cui mi occupo insieme alla mia collega Annette. Rapid mapping oggi, dico oggi perché da domani cambia un pochino. Allora, fino ad oggi è un servizio rapido, post emergenza, on demand. Dico rapido perché è attivo 24/7, noi riceviamo chiamate da un utente che compila un form, lo manda alla Protezione Civile Europea, la quale attiva il servizio. Noi acquisiamo immagini satellitari pre e post evento, immediatamente dopo l'attivazione, in qualsiasi periodo dell'anno. Le immagini satellitari sono ovviamente, se disponibili, le Sentinel, ma usiamo moltissime immagini ad altissima risoluzione perché le Sentinel non sono spesso sufficienti per i tipi di analisi che dobbiamo fare. Forniamo tre tipi di mappe al giorno d'oggi, al momento: mappe di reference, cioè qual è la situazione pre-evento, mappe di delineation, cioè qual è l'estensione dell'evento, e mappe di grading, che è invece l'analisi della stima dei danni, un po' più precisa. Ho detto on demand, è partito nel 2012 come GMS e ad oggi abbiamo 343 attivazioni, con una costante crescita durante gli anni. Solo nel 2018 ne abbiamo avute circa 75. Per i dati di reference, quando sono necessari, utilizziamo quindi dati di pre-evento che vengono rilasciati principalmente quando lavoriamo in paesi extraeuropei dove non ci sono basi dati locali sufficienti, perché il servizio è gratuito, aperto e globale, non è soltanto europeo. Usa i dati di OpenStreetMap come base, quindi noi scarichiamo i dati di OpenStreetMap in base alle analisi su queste immagini satellitari acquisite pre e post evento, li aggiorniamo e li mettiamo nei nostri prodotti. I dati, mappe e vettori, sono free and open,
non le immagini satellitari, perché le immagini satellitari ci vengono fornite tramite un accordo con ESA, che ha ovviamente delle licenze con le agenzie spaziali, e le operazioni non sono condotte dal GRSI, ma sono condotte da un consorzio di aziende che ha vinto la call for tender col GRSI e sono attive 24/7. Il nostro lavoro è quello di preparare il call for tender, fare la supervisione delle operazioni, tenere rapporti con ESA per il miglioramento costante del servizio. Abbiamo alcuni esempi di attivazioni di quest'anno. In alto la MSR 339 erano l'alluvione in Mozambico di gennaio, mi pare, attivati dal World Food Program. Queste due sono in Italia. 334 era la stima di danni per il vento sull'arco alpino dal Veneto, Trentino e Lombardia, molto estesa, 52 mappe. Sotto vediamo un grading, quindi stima del danno. Questo era l'incendio a Pisa, a Calci. In alto, quell'interessante mappa è il Krakatoa, per lo tsunami in Indonesia che c'è stato pochi mesi fa. Si vede sotto tre immaginine, non si vedono molto bene, ma analisi pre-post-evento, si vede il Krakatoa com'era. Il Krakatoa com'era a metà dell'evento, dove c'è stata una distruzione di una parte della parete e l'acqua è entrata all'interno della caldera. E poi il Krakatoa com'è adesso, dove si è richiusa la parete ed è rimasto l'oceano dentro la caldera, e c'è questo pennacchio arancione, non è in falsi colori, veramente l'acqua era di quel colore. E questo ha causato anche violenti tsunami in tutto attorno nell'arcipelago. Sotto abbiamo lo tsunami in Indonesia, il primo, dovuto a un terremoto. Questa è la città di Palu, questa è una stima dei grading, si vede ancora il plume dell'acqua che ritorna dall'inondazione. In particolare questa mappa è stato un caso diciamo ottimo, perché è stata rilasciata 24 ore dopo l'evento, quindi noi in 24 ore siamo stati in grado di acquisire un'immagine satellitare, produrre questa stima dei danni piuttosto precisa, questa è building per building, quindi ogni edificio, e rilasciarla open. Domani quel contratto del rapid mapping è finito a febbraio, l'anno scorso si è svolta la call for tender che si è chiusa nel 2018 e adesso parte una nuova fase in cui abbiamo cercato di migliorare il servizio in base ai feedback, ai riscontri degli utenti, anche ai suggerimenti dei service provider, che sono ovviamente molto preziosi. Partirà a metà marzo, quindi non è proprio domani, ma è più o meno dopodomani. Il focus dei prodotti è il dato di crisi, quindi adesso non ragioniamo più nel rilasciare mappe, ma innanzitutto penseremo a rilasciare i dati vettoriali, perché creare una mappa richiede del tempo, richiede un paio d'ore. Allora, la prima cosa sarà dare il dato vettoriale pubblico. Le mappe arrivano in un secondo tempo. Come lo daremo questo dato vettoriale? Attraverso servizi web che stiamo costruendo, che finora mancavano, quindi web mapping e cataloghi standard. La capacità del servizio è più che triplicata, quindi potremo gestire molte più attivazioni, visto che vediamo dalle statistiche che purtroppo ci sono molte più attivazioni. Ci sarà un nuovo prodotto che racconto tra poco, e si passa da un approccio per mappa a un approccio per area. Finora noi ragionavamo a mappe, per noi un'area era una mappa, invece adesso ragioneremo in area di analisi, quindi faremo un'area intera, il servizio analizzerà un'area intera come richiesto dall'utente e poi produrrà le mappe esclusivamente dove c'è il danno. Quindi anche i vettori saranno unici, non ci saranno più vettori divisi per aree, ma sarà un unico dato vettoriale che ci richiede la community e gli utilizzatori da tempo. Questo è un nuovo prodotto che abbiamo chiamato FEP, First Estimate. È un prodotto che è volto a massimizzare l'uso delle immagini satellitari, visto che abbiamo un accesso piuttosto privilegiato e rapido a queste immagini, noi saremo in grado di acquisire la prima immagine disponibile, anche se non è ottimale. Su questo faremo una prima analisi molto rapida e produrremo un dato dopo 2 ore, quindi un prodotto rapidissimo, anche se ovviamente piuttosto grezzo. E utilizzerà ovviamente metodi di alternativi di visualizzazione, perché non essendo preciso cercheremo di usare heatmap, buffer, insomma è anche un po' un esperimento. Lo useremo anche per raffinare poi l'analisi successiva. Servizi web, l'altra grande componente, servizi web, ci lavoriamo da tempo. Quando ancora sviluppavo io usavo il caro Janode che conosciamo, GeoServer, Postgres, Posis, Django, Python, per creare un visualizzatore, ma diciamo che in realtà i nostri dati sono statici, cioè quando il nostro service provider
crea il dato, non lo modifica più. Allora ci siamo detti, ma cerchiamo di togliere tutto quello che non serve. Alla fine abbiamo tolto tutto e andiamo con un sistema completamente serverless in cui i dati sono statici su un disco cloud e ci sarà un client JavaScript che li legge. È un catalogo di metadati per l'interazione. In realtà questa sarebbe già una timida implementazione di quelle che sono le linee guida per il Geode 3.0 che la community ha definito a Boston nel Phosphorg 2017. Come organizziamo questi dati sul cloud? È arrivato Stack, le linee guida per definire contenuti di API statiche, definite inizialmente per immagini raster spazio-temporali, ma perché non usarle anche per i vettori? Proviamo, vediamo come va. Come funzionerà? Ci sarà una struttura di cartelle, ognuna delle quali contiene un file JSON che ne descrive il contenuto e descrive la directory padre o madre e le directory figlie. Sarà una API statica, navigabile, non presenterà interazione, ma allo stesso tempo è molto stabile. Non essendoci software, a metà è un'API che è indistruttibile, è anche facile da portare ovunque. Come però diamo l'interoperabilità? Il client deve essere in grado di cercare questi dati. Allora ci attacchiamo un catalogo JSON e delle API JSON che vanno a indicizzare queste API statiche e forniranno il motore di ricerca. Questi sono i mockup del nostro client, quasi pronto. Non visualizzerà VMS, nessun dato renderizzato, saranno tutti vector tiles. E per la prima volta forniremo anche le immagini satellitari che utilizziamo, come Cloud Optimized GeoTIFF, con delle limitazioni, però sarà la prima volta. Ovviamente OpenStreetMap ci sarà. Giusto una nota sulla tecnologia, abbiamo fatto vari esperimenti, OpenLayers non riusciva a funzionare, non abbiamo grandi moli di dati, Kepler, ottimo client, però utilizza GeoJSON interi senza avere un buon supporto vector tiles. Allora DeckGL, che è alla base di Kepler, usa la tecnologia WebGL, velocissimo e sta funzionando bene. Cloud Optimized GeoTIFF la utilizziamo per rilasciare le immagini satellitari con delle limitazioni, non ci saranno bande, la risoluzione deve essere degradata per forza, non possiamo violare una licenza, però saranno lì, almeno sono disponibili. Ricordo solo, ci sarà una bella presentazione dopo di Francesco Bartoli su cosa sono. Le Cloud Optimized GeoTIFF sono GeoTIFF che contengono overview, tiles e supportano lo stream di una porzione di immagine, quindi molto molto efficiente per un client. L'ultimo dato è OpenStreetMap. Finora ho detto che utilizziamo OpenStreetMap, l'aggiorniamo, ma basta. Tempo fa Alessandro Sarretta e Luca De Lucchi hanno fatto un bel lavoro in occasione del terremoto in Centro Italia, dove hanno preso i nostri dati, li hanno uniti e li hanno riportati in OpenStreetMap con non poco lavoro. Allora ci siamo detti, ma facciamo qualcosa per contribuire più attivamente a OpenStreetMap. Da adesso saremo in grado di fornire un file, quando produciamo questi dati, che è un file di change di OpenStreetMap, che conterrà una serie di delete ed add. Chiunque della comunità di OpenStreetMap potrà prenderlo e facilmente buttarlo nel database. Poi magari lavoreremo per automatizzare la cosa, però questo pensiamo sia un buon inizio. Infine, l'ultima slide, un credito ai nostri service provider che si impegnano molto nel riquadro. Arancione è il setup di quelli che fanno il rapid mapping, cioè quelli che producono i dati 24/7, capofila IGEOS. Nel riquadro blu sono quelli che stanno creando i servizi web, di cui abbiamo definito le specifiche, anche loro stanno lavorando duramente perché i tempi sono piuttosto stretti. Ho finito. Grazie. Grazie soprattutto per aver rispettato i tempi. Se abbiamo una domanda velocissima, altrimenti passiamo con il successivo intervento. Certo, scusa. Scusate, secondo me la cosa importantissima è che tutta questa roba qua è fatta in open source. Cioè stiamo parlando tutto di open data e open source, quindi diciamo che anche a questo livello, se vogliamo vedere, non dico che sia un successo delle varie comunità open source nel mondo, è stata una combinazione di fattori, però caspiterina, diciamo che è una cosa dal nostro punto di vista molto rilevante. Vuol dire che comunque in Europa, per qualsiasi motivo, perché non ci sono i soldi per questo e per quest'altro, però l'open source sta andando.
sta andando e la Commissione e il programma Copernicus crede molto, anzi privilegia senz'altro l'uso di tecnologie open. Ok, grazie. Salve, volevo chiedere una cosa. È stata fatta un'attivazione per l'evento del Bellunese del 31 ottobre? Evento del Bellunese del 31 ottobre? No. Ah sì, sì, è vero, chiedo scusa. Sì, è stata aggiunta una seconda parte di aree all'attivazione che ho fatto vedere. Ok, e sono stati identificati anche gli schianti? Cioè... sono state identificate aree in cui c'è stata una caduta di alberi, sì. Ok. Ma ancora una domanda, chi è che può fare queste attivazioni? Sì, allora, il servizio è attivato generalmente da un set di utenti autorizzati che negli stati membri sono tipicamente le protezioni civili nazionali. Sì. Loro ricevono la richiesta dalle protezioni civili locali, la diramano a IRCC, che è la protezione civile europea, e poi arriva a noi. Poi ci sono utenti autorizzati per il resto del mondo, Nazioni Unite, NGO, Banca Mondiale, che possono richiedere l'attivazione del servizio, o spesso siamo noi stessi che lo attiviamo quando c'è un disastro, siccome abbiamo i sistemi di allerta interni per gli tsunami, per i terremoti, per le alluvioni, ci attiviamo già preventivamente. Comunque per gli stati membri sono le protezioni civili i punti autorizzati. Bene, grazie. Grazie mille. Allora, l'ecosistema Inspire, interoperabilità geografica con standard aperti e software libero, Marco Minghini, Michael Lutz, Robert Thomas, Vlado Cetler, Alexander Kotzev e Wanda Nunes Talima. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto faccio eco a Simone anche per fare i complimenti agli organizzatori e comunque dirvi che sono contento, sono orgoglioso anzi di essere tornato a questo convegno, tornato nel senso che fino all'anno scorso ero qua, insomma sono abbastanza frequente come partecipante a questo convegno, ma prima, fino all'anno scorso, come rappresentante dell'università con la carissima Maria Brovelli. Quest'anno sono passato appunto anch'io alla GRC, alla commissione, e è un onore per me tornare qui. Detto questo, Simone ha già detto tutto di cos'è il GRC. Questa presentazione vuole innanzitutto introdurre Inspire, vuole presentare un pochino l'ecosistema di servizi Inspire con un occhio di riguardo all'open source, e infine tirare qualche conclusione, un po' qualche considerazione sul futuro di Inspire. Perché innanzitutto un'infrastruttura di dati spaziali europea? Perché fin dai primi anni 2000 una serie di studi sui dati degli stati membri ha messo in luce tantissimi ostacoli all'interoperabilità, che sono ben rappresentati da questa figura in cui in blu, cerchiati in blu, sono le prese elettriche europee, quindi sono largamente incompatibili, come vedete, ma come sapete, credo. Quindi per i dati era un po' la stessa cosa, quindi dati mancanti, dati incompleti, dati senza i metadati, dati in formati assolutamente incompatibili, assenza di sistemi per cercare i dati, per accedere ai dati, oltre a barriere culturali, istituzionali, legali dei singoli stati membri. E da qui è nata Inspire, appunto, che è una direttiva, come sapete, che mira a creare un framework legale innanzitutto, ma anche tecnico, organizzativo, appunto per realizzare una SDI, un'infrastruttura di dati spaziali a livello europeo a supporto delle politiche ambientali. Inspire non è un qualcosa da costruire da zero, è un qualcosa che va costruita sulla base, o meglio rendendo interoperabili, le infrastrutture di dati spaziali già esistenti operate dagli stati membri. Quindi Inspire è stata concepita a partire dai primi anni 2000, è stata pensata, è entrata in vigore nel 2007 e prevede una piena implementazione entro il 2021, come vedremo tra un attimo. È una direttiva ambientale, come dicevo, e il focus della direttiva appunto è, diciamo così, sintetizzato da queste 34 categorie cross-settoriali di dati, che sono chiamate temi, e che rientrano in tre grosse sottocategorie chiamate Annex. Annex 1 e Annex 2 contengono informazioni più di base, vedete per esempio indirizzi, idrografia, trasporti, copertura del suolo e così via. Annex 3 invece entriamo un po' più nel dettaglio. Cosa chiede Inspire agli stati membri? Dunque, la direttiva è completata da Implementing Rules da un lato e Technical Guidelines. Cerco di essere breve. Le Implementing Rules sono la parte legale, quindi dicono che cosa gli stati membri devono fare in termini delle varie componenti dell'SDI, quindi metadati, naturalmente per accedere ai dati, i dati stessi che devono rispondere a specifici modelli per ciascuno dei 34 temi che avete visto, i servizi di rete, quindi servizi di discovery per scoprire i dati tramite metadati, servizi di visualizzazione e di download per accedere e scaricare i dati.
Importante anche il monitoring and reporting, che è appunto, che dice come e quando avviene il monitoraggio e la reportistica da parte degli stati membri. Technical guidelines invece sono la parte tecnica, cioè dicono che cosa gli stati membri possono, non devono in realtà, perché non sono documenti legali, ma possono fare per soddisfare gli obblighi legali imposti dalla direttiva, e fanno esplicito riferimento agli standard ISO e OGC, perché Inspire per natura, per definizione, è costruita sulla base di standard aperti. In termini di governance, anche qui vado abbastanza veloce, però è interessante sapere un po' come è fatta Inspire. Quindi in cima alla piramide c'è il coordination team, che è formato dalla direzione ambiente, DG Env, della commissione, appunto dal DG JRC, che è responsabile della parte tecnica, e dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. C'è l'Inspire Committee, che assiste la commissione votando l'adozione delle implementing rules. Ci sono i National Contact Point, quindi i punti di contatto nazionali che rendono conto dell'implementazione negli stati membri, e poi fondamentale per noi almeno è il MIG, quindi il Maintenance and Implementation Group, che supporta appunto il mantenimento e l'implementazione di Inspire dal punto di vista politico, e questo è il MIG P, e dal punto di vista tecnico, ed è il MIG T, coordinato appunto dal JRC. Importante dire che in tutto questo lavoriamo tanto con stakeholder, cioè con gruppi di esperti Inspire tratti dalla comunità, tipicamente da agenzie governative, da aziende, da utenti. Perché Inspire, e questo è bene sempre ricordarlo, è nata fin dall'inizio, quindi le technical guidelines, le implementing rules sono nate sempre in collaborazione con la comunità, nonostante Inspire chiaramente sia una direttiva, quindi sia in un certo senso stata imposta, ma è nata, quindi nessuno ha scritto le direttive e le ha imposte, le direttive sono state scritte insieme agli esperti e alla comunità. Quindi riassumendo, all'inizio poche persone hanno scritto tanti documenti, la direttiva. Successivamente, e siamo oggi ancora in questa fase, gli stati membri implementano Inspire, parzialmente oggi, sempre di più in futuro, tantissime persone utilizzeranno Inspire. Qui a destra vedete la roadmap dell'implementazione appunto di Inspire per gli stati membri. Ci sono diversi step, lo vedete dal 2010 al 2021, senza entrare nei dettagli, ci sono diversi step perché? Perché in base a che cosa? In base all'annex innanzitutto, nel senso che i dati dell'annex 1 e annex 2 sono più importanti, devono essere pronti, dovevano essere pronti prima degli altri, in termini di tipo di risorsa, quindi prima si richiedono i metadati con i relativi servizi di discovery e poi i dati con i servizi di view e di download. In termini di dati, in realtà i diversi step, all'inizio richiedono i dati così come sono, quindi non armonizzati, basta che ci siano, in seguito devono essere armonizzati appunto ai modelli dati. Come si accede nella pratica ai dati? Domanda appunto che l'utente chiaramente si fa. Risposta tramite il geoportale Inspire, su cui ho tenuto un workshop un paio di giorni fa, perché il front-end è stato recentemente rinnovato. Il geoportale consente di appunto cercare dati tramite metadati, accederci e scaricarli tramite servizi di visualizzazione e download. Sostanzialmente quello che trovate deriva dall'harvesting ai cataloghi nazionali che facciamo periodicamente. È organizzato, come vedete, in due visualizzatori. Cosa fanno? Praticamente organizzano, filtrano in modo diverso gli stessi dati. Quindi facciamo l'harvesting e li filtriamo, i dati, i metadati che troviamo, in due modi diversi. Il primo visualizzatore è dedicato ai cosiddetti priority dataset, cioè delle categorie di dati particolarmente importanti a scopo ambientale. La seconda invece, il secondo visualizzatore, è il thematic viewer, quindi classifica, mostra i dati in base al tema a cui appartengono. Qualsiasi filtro utilizzate, alla fine arrivate ad una schermata di questo tipo, in cui in alto a sinistra vedete una mappa, che è navigabile ovviamente, che mostra per gli specifici filtri che avete impostato quali sono gli stati membri che forniscono risorse. In alto a destra vedete alcune statistiche, adesso ci fermiamo a commentarle, sotto vedete la classificazione per country. Questa è una slide presa nei giorni scorsi, quindi vedete che al momento abbiamo in tutti gli stati membri circa 157.000 metadati, o dataset disponibili come metadati. Di questi però solo 26.000 hanno anche un servizio di visualizzazione, quindi un WMS, un WMTS, solo 12.000 hanno un servizio di download. Se andiamo a vedere la situazione paese per paese, si vede poco, ma il quadro è abbastanza eterogeneo. Se andiamo a vedere l'Italia, ci sono oggi... insomma, c'è una grossa ricchezza in termini di metadati, 20.000 circa, 300 circa servizi di visualizzazione, zero servizi di download. Perché? Perché l'Italia, non è solo l'Italia, insomma anche altri paesi, hanno ancora qualche ritardo, diciamo, nel mettere in piedi servizi al 100% conformi a Inspire. Quindi non è che non ci sono i dati,
Non è che non ci sono i servizi, ci sono, semplicemente quando facciamo l'harvesting, se i servizi non sono al 100% compliant, di fatto non si vedono qua dentro. Quindi è questione di tempo, nel senso che è tutto noto e gli stati membri lo sanno. Rispetto alla roadmap che vi facevo vedere prima, capite che siamo abbastanza indietro in realtà. Notizia proprio di queste settimane, la Commissione sta pensando di avviare procedure di infrazione contro ovviamente gli stati che sono in ritardo, alcuni stati per ora. Dopo qualche lettera spedita negli anni scorsi, di fatto ci stiamo avvicinando alla deadline, quindi la situazione è parzialmente buona, ma c'è ancora tanto da fare, come potete ben vedere. Come si usa Geoportale? Brevemente, con una serie di screenshot su Malta, quindi qui vedete un elenco di dataset che appunto ottenete quando filtrate. Supponiamo che vi interessi questo, accedete innanzitutto ai metadati. Se è disponibile un servizio di visualizzazione potete accedere ai metadati del servizio, quindi qui vedete ad esempio che si tratta di un WMS. Potete accedere a una preview del dataset che è su mappa Leaflet, come vedete navigabile anche questa con uno sfondo di OpenStreetMap anche qua. Se c'è anche il servizio di download potete o scaricare il dataset oppure accedere ancora ai servizi, qui vedete per esempio un VFS. Importante, lavoriamo con gli stati membri per incrementare appunto la disponibilità di dati. Lavoriamo però tanto anche con la comunità per incrementare l'usabilità dei dati, che è un altro problema diverso dal primo. Vi segnalo queste due azioni all'interno del MIG, di cui trovate tutti i dettagli su GitHub. Però la prima, brevemente, sperimenta l'utilizzo del GeoJSON come formato di codifica alternativo al GML, che è quello di default Inspire. E la seconda invece testa l'utilizzo del GML e del GeoJSON, meglio l'usabilità, in una serie di applicazioni client, sia proprietarie sia open source, tra cui vedete QGIS 2, QGIS 3, OpenLayers, Leaflet e così via. Oltre al Geoportale ci sono altri strumenti che il JRC sviluppa per gli stati membri, quindi per chi implementa Inspire, open source sotto la UPL, che è la nostra European Union Public License. Questo è il validatore Inspire, che è uno strumento chiave per gli stati membri perché possono validare le loro risorse, quindi i metadati, i dati e i servizi. Sostanzialmente questo software, di cui vedete qua uno screenshot, traduce i requisiti delle technical guidelines in una serie di test che vengono eseguiti sulla risorsa caricata dall'utente. Anche in questo caso software open source, il codice è su GitHub, la governance del software è gestita sempre su GitHub in questa pagina. Il secondo strumento fondamentale per l'interoperabilità è il registro Inspire, che gestisce tutti i codici di riferimento, cioè gli identificatori, ce ne sono, gestisce 10 registri che sono questi, per un totale di più di 7.000 item, quindi 7.000 codici di riferimento, serviti in 23 lingue e in 7 formati diversi. XML, HTML, CSV, JSON e così via. È uno strumento open source, ci sono infatti tante implementazioni e personalizzazioni del registry per gli stati membri. Per esempio Agid ha un suo registry che deriva da qua. Anche in questo caso, nota importante, quando sviluppiamo il registry validatore lo facciamo sempre con la comunità, quindi l'evoluzione stessa del software, la governance, è gestita tramite specifici gruppi di lavoro del MIG, nell'ottica stessa appunto di Inspire. In realtà chi vuole implementare Inspire ha anche tantissimi strumenti open source che vengono in aiuto, quindi applicazioni server per pubblicare dati conformi, qui le più usate sono GeoServer e Digree, devo dire. Applicazioni che creano cataloghi di metadati, qui sicuramente GeoNetwork presso gli stati membri la fa da padrone, strumenti ETL, quindi per trasformare dati grezzi in dati armonizzati, e naturalmente applicazioni client per consumare i dati, per esempio QGIS, su cui abbiamo basato il workshop l'altro giorno. È solo un elenco di qualche software, alla pagina in basso trovate invece un elenco esaustivo con una serie di software utili per implementare Inspire di vario tipo, con più di 150 open source. Forse non tutti lo sanno, Inspire è anche sullo GeoLive dall'ultima versione, grazie al lavoro del mio collega Alexander Kotsev. In realtà c'è un link alla pagina di Inspire nella wiki di OSGeo, che però è una pagina che vi invito a guardare perché tiene traccia di informazioni, link a software, documenti, presentazioni, materiale vario. Chiudo con un paio di slide sul futuro dell'SDI, sul futuro di Inspire. Innanzitutto, abbiamo ancora bisogno di un SDI? Assolutamente sì. Probabilmente oggi più che mai, nel senso che l'SDI, senza un SDI è impensabile poter pensare di gestire la mole di dati crescente, sempre più eterogenea che oggi abbiamo. Queste immagini forse qualcuno le riconosce, sono le persone in attesa del nuovo Papa nel 2005 e nel 2013, quindi vedete che le tecnologie sono cambiate. E perché ve le faccio vedere? Per chiedervi come le SDI saranno nel futuro, visto che ovviamente da 20 anni fa, quando è nata Inspire, a oggi, insomma, tante cose sono cambiate.
La risposta è non lo sappiamo, però così come cambierà in futuro il modo di vedere il Papa, probabilmente cambieranno anche, devono cambiare anche le SDI. Come devono cambiare? Difficile dirlo, però sicuramente devono considerare molti trend che oggi ci sono. Il primo, che ho chiamato qua mainstream ICT, qui vedete a sinistra come nell'ottica di Inspire un client deve accedere ai dati, quindi un qualcosa di molto difficile. A destra vedete come le persone oggi vorrebbero accedere ai dati. Standardizzazione 2.0, cioè pensare, progettare le SDI non solo insieme ai provider di dati, ma anche insieme agli utenti. L'esempio eclatante è il VFS3. Il VFS3 è uno standard di cui prima in realtà sono nate le implementazioni e poi è nato lo standard. È nato tramite un hackathon. Questo è proprio l'esempio di progettare con gli utenti. SDI come piattaforma, quindi piattaforma di codice, piattaforma di calcolo, cioè non più solo di condivisione di dati, ma di algoritmi, appunto, di codice, di calcolo veramente. Ovviamente le SDI tradizionali nascevano per i dati delle pubbliche amministrazioni, oggi lo sappiamo tutti, un ruolo sempre più importante lo giocano invece i dati raccolti da utenti, OpenStreetMap, Citizen Science, sensori, IoT, quindi cittadini, ma anche dal privato ovviamente. E infine ovviamente il framework legale, abbiamo avuto una presentazione sulle licenze, sulla privacy e poi anche sulle licenze ovviamente. Tanti dati va bene, ma se non si conoscono le condizioni di utilizzo serve a poco. Quindi non sappiamo come saranno le SDI nel futuro, però sappiamo e possiamo dire che il software libero, ma non solo, i dati aperti, gli standard aperti, perché no, anche le comunità, comunque come la nostra basata sull'informazione libera, sicuramente come ce l'hanno oggi, devono avere un ruolo chiave anche in futuro. Con questo ho concluso, grazie. Grazie mille, perfetto. Una domanda velocissima. Bene. Ah. Gli aspetti che mi interessano abbastanza, quelli di infrastrutture. Direi che alla fine è molto interessante, perché io mi ricordo all'inizio, quando si cominciava a parlare di infrastrutture, c'era una doppia visione, cioè chi parlava di geospatial web, tra cui io parlavo di geospatial web e quelli che parlavano di infrastrutture di dati, dove la differenza era le infrastrutture top, bottom, mentre invece geospatial web un qualcosa orizzontale in cui tutti possono contribuire. Mi fa piacere vedere che adesso ci si sta spostando verso il geospatial web, diciamo, questo è il commento. Sì, certo, no, rispetto a come ovviamente erano le cose 20 anni fa, e per forza di cose l'architettura dell'SDI sta cambiando, ovviamente anche noi che comunque dobbiamo assistere gli stati membri nell'implementare Inspire, ci stiamo rendendo conto che ovviamente tante cose nel frattempo sono successe e vanno tenute presente. Non ho detto, ovviamente, però è naturale, ci si sta già interrogando parecchio a livello di commissione su quale sarà il futuro di Inspire, nel senso che comunque entro il 2021 tutto in teoria deve finire, come evolverà Inspire, in più in generale insomma l'infrastruttura di dati presso gli stati membri in Europa è argomento molto caldo ovviamente, perché manca poco sostanzialmente e nel frattempo sta succedendo molto, quindi insomma grosse novità arriveranno. Grazie. Mi scusi, che interazione c'è tra Inspire e RNDT nel caso specifico italiano? Allora, l'interazione avviene con tutti gli stati membri a livello dei National Contact Point, nel senso che c'è il punto di contatto nazionale, ci sono quindi esperti nazionali per ogni stato membro che sono sostanzialmente il nostro unico punto di contatto. Noi nell'ambito del MIGT, come dicevo, ogni azione sostanzialmente avviene sempre con gli stati membri, in collaborazione con gli stati membri. Quando dico con gli stati membri intendo dire con gli esperti nazionali, tecnici anche. Quindi parlando per esempio del geoportale, abbiamo avuto proprio a fine gennaio un grosso workshop al JRC in cui abbiamo invitato tutti i gestori tecnici dei cataloghi nazionali, proprio per migliorare la situazione che avete visto. C'erano anche rappresentanti dell'Italia naturalmente. Stessa cosa per esempio per il registry, ce n'è stato uno a settembre, anche lì abbastanza importante, in cui noi ovviamente lato tecnico spieghiamo, insomma nel caso geoportale, come noi facciamo l'harvesting, come tecnicamente avvengono le cose. In questo caso lo scopo era far capire perché loro non vedono sul geoportale quello che loro credono o pensano o sperano
di vedere. In parte sono ovviamente consapevoli dei problemi, in parte magari fanno fatica a capire dettagli tecnici, quindi lo scopo anche di questi incontri, che sono incontri fisici ma sono incontri periodici, tenuti anche in, ovviamente in videoconferenza, su GitHub, eccetera, eccetera. Quindi ogni gruppo di lavoro del MIG in realtà è un gruppo che è, insomma, è un lavoro che viene approvato a monte, quindi se un'azione interessante viene approvata, viene lanciata, esperti vengono coinvolti e gli esperti seguono le azioni, possono avere una durata da qualche mese a qualche anno. E quindi ce n'è una per i priority dataset, ce n'è una per incrementare l'usabilità dei dati, ce n'è una per il validatore e così via. Benissimo, grazie, grazie mille. Direi di continuare con GFOS o proprietario, consigli per gli acquisti su MEPA. Amedeo Fadini, Francesco Pugliarin, a voi. È un po' bianca. Posso attaccare il mio PC? Cioè, vedete qualcosa? No. Allora, intanto io sono Amedeo, socio di GFOS, e chiederei a Stefano se mi prende l'alimentatore del mio PC. E, per favore. Eh? Sì, sì, ma lo... Sì, sì, ci tengo a dire che evidentemente, cioè, l'errore deve essere mio, nella chiavetta che ho passato al tecnico. Allora, no, questo era un ODP, ma magari ho sbagliato a salvarlo, oppure mancano i font. Però appunto ringrazio molto per la possibilità di usare il proprio PC, quindi... Inizio ringraziando tutti, ma soprattutto il tecnico, che non so il tuo nome, ma era più che buono. E allora, è una provocazione, prendetela così, perché a me poi piace fare un po' di polemica per hobby. E è partito qualcosa? Questo non c'entra niente, è quello del nostro tavolo, scusate. E quindi ne sapete più voi sul MEPA, se riusciamo a darvi spazio cercate di intervenire. Io lavoro a CNR ISMAR, ma questa è un'idea un po' personale che nasce, qui qualcosa c'è, abbiate fiducia, che nasce dall'esperienza come libero professionista che ci litiga col MEPA, si abilita. C'è qualcosa che è peggiore di Windows, hanno detto ieri, è il MEPA, esattamente. Ringrazio molto Francesco perché senza di me non avrei fatto la presentazione, se intanto ti presenti così vedo cosa riesco a fare. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesco Pugliarin, sono un tecnico comunale, lavoro per un comune in provincia di Treviso che si chiama Altivole. Ho avuto la possibilità di lavorare con Amedeo in diverse situazioni, mi ha dato una mano anche con la tesi di laurea, quindi gli devo molto. E, niente, il mio contributo qui è appunto per fare la parte un po' dell'operatore della PA, come vede la PA il MEPA e mettere a sistema la visione invece che ha un operatore economico, che in questo caso è rappresentato da Amedeo. È un incubo per tutti e due, vai. Allora, giusto due slide di introduzione per capire di cosa stiamo parlando, anche se sicuramente molti di voi lo sapranno bene. Allora, il mercato della pubblica amministrazione è lo strumento di commercio elettronico a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane per effettuare gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Allora, la cornice all'interno della quale ci muoviamo è il codice dei contratti pubblici, chiaramente, ovvero il decreto legislativo 50 del 2016, che appunto ha recepito la normativa europea in materia di appalti pubblici. Viene definita una soglia al di sotto della quale appunto abbiamo diversi strumenti per accaparrarci, per approvvigionarci di beni, lavori o servizi. Queste sono le più importanti, cioè queste sono, insomma, abbiamo al di sotto dei 40.000 euro l'affidamento diretto,
tramite anche con un unico operatore economico. Poi abbiamo tra i 40 e i 150 mila euro la procedura negoziata, che a seconda che si tratti di beni, servizi o lavori varia il numero degli operatori economici coinvolti, e via via tra i 150 e il milione di euro procedura negoziata con almeno 15 operatori economici, fino ad arrivare al milione di euro, dove si procede ordinariamente appunto tramite gara d'appalto. Quali sono gli strumenti disponibili che ci dà il MEPA? Allora, abbiamo due macro categorie, chiamiamole così. Abbiamo le convenzioni, che praticamente sono dei contratti siglati da Consip per conto del Ministero dell'Economia e Finanze, che praticamente aggiudicano dei lotti di fornitura per beni e servizi normalmente standard. Faccio gli esempi: fornitura di energia, ma anche noleggio di apparecchiature hardware e anche licenze software. Il mercato elettronico, vero e proprio, invece, suddiviso in due maxi bandi che sono beni e servizi, è una modalità più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche. Cioè, attraverso il mercato elettronico, attraverso quei tre strumenti che sono elencati lì, ovvero l'ordine diretto d'acquisto, la richiesta d'offerta e la trattativa diretta, è possibile, partendo da un prodotto presente in catalogo, chiedere ai fornitori delle specifiche o degli adattamenti a seconda delle esigenze dell'amministrazione. Va detto, e questo secondo me è importante, che mentre per altri tipi di servizi e forniture si può come dire, uscire dal MEPA per gli importi che sono, erano l'anno scorso fino a 1.000 euro, è stato portato con l'ultima legge di bilancio ad oggi a 5.000 euro, per quello che riguarda l'ICT e quindi anche l'informazione geografica non c'è scampo, bisogna ricorrere al MEPA. Quindi la scrivania puoi andare dal tuo falegname, il computer assolutamente no, decide il tuo amministrativo che computer ti serve e quando ti arriverà, vero Maria? Allora, queste sono tre screenshot che fanno vedere come è fatto, voi lo conoscerete sicuramente, il catalogo del MEPA. Comunque sapete che c'è un menu a cui è possibile accedere. Se andiamo a selezionare informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio, che è la nostra cosa che ci interessano praticamente, abbiamo una sottocategoria che si chiama software, all'interno della quale troviamo anche l'open source. Cosa risponde il server di Consip quando cercate qualcosa open source? Eccolo qua. Questo l'abbiamo scoperto ieri, non abbiamo capito perché, però la definizione delle categorie, dei metaprodotti, dei meta, è talmente che alla fine finisce così, praticamente. Allora, quindi, per come ragiona, vabbè, per quello che sta sul MEPA, non so se ragiona, le licenze software sono un bene, che significa che nel bilancio pubblico vanno in titolo primo, sono spese di investimento, no? Quindi in realtà io ci metto mezzo minuto, cerco il catalogo con il nome della nota multinazionale per software geografico, praticamente mi esce un prodotto, compro la licenza in 30 secondi e appunto mi lasciano praticamente, mi riconoscono come un acquisto, come un bene, quando compro qualcosa che non è mio e non sarà mai mio, perché la licenza del software resta della nota multinazionale. Ad esempio, per alcune cose grosse, per esempio mi serve una quindicina di licenze, non si capisce mai perché vanno per processore, poi c'è un moltiplicatore, mi serve una quindicina di licenze Oracle da 30.000 euro ciascuno, c'è già la convenzione, io entro in due click, posso spendere 150-300.000 euro di licenze Oracle, no? Era più o meno il conto per il server dell'IWS che pubblichiamo fuori, che ha 64 core. Se dovessimo metterci Oracle, io in 5 minuti posso spendere 160.000 euro, non c'è un bando da pubblicare, non c'è un intrigo, eccetera. Le compro da Telecom Italia, che notoriamente è il miglior fornitore in assoluto, no? Quando invece devo comprare un software che resta mio, quindi devo far sviluppare qualcosa, come dice la legge, non è che ce lo siamo inventati noi due, lo dice l'articolo 68 e 69 del CAD, qui inizia l'inferno, perché devo necessariamente creare un RDO. Allora, la cosa, diciamo, meno dolorosa per voi e per gli amministrativi è partire da un prodotto a catalogo, se esiste, ma il prodotto a catalogo non sta nei beni, perché il capitolato che i fornitori firmano, sottoscrivono col sangue e vanno nel penale,
Il capitolato prevede che si venda una licenza. E io, con tutto il mio impegno, non posso vendere una licenza di QGIS, perché è scritto chiaro che è gratuito, no? E quindi i fornitori sono presenti in categorie diverse. Questa è una breve ricerca, no? Ce ne sono tre che barano e quindi sono nella categoria beni, software di cartografia digitale, e forse può essere anche questa una strada, poi ne parliamo. Ce ne sono un 13, ah sì, questa è una ricerca sulla parola chiave QGIS, perché quella funziona anche bene come parola chiave, è usato in tutte le amministrazioni e quindi ci aspettiamo che sia una delle ricerche più gettonate. Ce ne sono 13 in servizi di open source, quasi tutti presenti, 26 in servizi di formazione, qui c'è il mondo, anche gente improvvisata che poi giustamente vi fattura il corso, con quei soldi si deve pagare le licenze di AutoCAD, la partnership di Intergraph, no? Andiamo bene così, no? E 7 in servizi di manutenzione software. Quindi l'amministrativo povero, con tutto il suo impegno, in genere finisce per invitare i fornitori sbagliati, cioè entra nella categoria dove non ci sono i fornitori che comunque voi gli avete indicato, che conoscete, e quindi non riesce proprio a invitarli. Tra quei 13 c'è anche Esri Italia, che vi vende una giornata di supporto su QGIS, sarà sicuramente indipendente. Francesco? Allora, come dovrebbe muoversi l'amministrazione pubblica nell'acquisire software? Allora, Agid ha messo in piedi le linee guida sull'acquisizione e riuso di software per le PA, che non fa altro che riprendere quello che ha previsto gli articoli 68 e 69 del CAD. Queste dicono praticamente che un'amministrazione nell'acquisire del software dovrebbe privilegiare le soluzioni a riuso delle PA e le soluzioni open source. Quindi un'amministrazione, prima di affidare un servizio, dovrebbe perlomeno accertarsi che qualcosa di simile non sia già stato messo in piedi da altre pubbliche amministrazioni. Se così non fosse, ha la possibilità di guardare all'interno del mondo open source se ci sono delle soluzioni che possono andare bene. Solo se e solo se non trova queste due vie, ha la possibilità di utilizzare software proprietario o farsi costruire un'applicazione ad hoc, insomma. Per il software open source prevedono la pubblicazione su repository pubblico e Agid mette a disposizione anche un portale, che è questo, developers.italia.it. Allora, cos'è il problema di fondo? Almeno quello che abbiamo rilevato io e Medeo è che l'offerta di beni e servizi del MEPA in ambito informatico non integra strumenti che consenta alle PA di valutare le soluzioni proposte secondo la metodologia di cui alle linee guida Agid. Ovvero, è molto difficile e intricato capire come poter approvvigionarsi di software open source, insomma. Allora, consigli per le PA. Questo è un mio punto di vista personale, ma in realtà ricalco quanto prevedono le linee guida Agid. Quindi dovrebbe essere fatta all'inizio un'individuazione delle esigenze oggettive, cioè quello di cui ha bisogno l'amministrazione, quindi effettuare una ricerca di soluzioni già adottate da altri PA e di soluzioni eventualmente open source. Rifacendomi a quello che ha detto Amedeo prima, ricercare fornitori che presentano le opportune competenze, e questi sono indicati anche dall'articolo 83 del codice degli appalti, quindi capacità tecniche e professionali. Chiede valutare progetti tecnici allegati al bando, figure previste dalle linee guida Agid. Sì, andiamo avanti che stiamo chiudendo. Definire gli obiettivi in funzione delle risorse disponibili, questo è chiaramente un punto importantissimo. Verificare i risultati ottenuti e condividere le soluzioni nell'ottica del riuso secondo appunto quanto previsto da Agid. Consigli, diciamo, per i fornitori, poveracci come noi che si dibattono lì negli acquisti fino ai 40.000 euro, fare sempre richieste di chiarimenti nell'RDO cui si è invitati. Purtroppo bisogna entrare, eccetera, però farsi sentire con le amministrazioni, perché più delle volte non sanno cosa hanno sbagliato nel bando.
pubblicare su tutte le categorie possibili, insomma facciamo un po' di rete, la lista pubblica di GFOS può essere uno strumento per cui cerchiamo di mettere insieme e di decidere delle parole chiave che condividiamo poi con i nostri colleghi delle PA che gliele danno all'amministrativo, sentimi, cercami questo prodotto qua e compramelo praticamente. Non sappiamo bene a chi segnalare comportamenti scorretti, però intanto mettiamoli un po' alla gogna, all'associazione, alla PA stazione appaltante. Poi, allora, ci avrei anche un consiglio per le grandi aziende, guardo in camera perché in sala non ci sono, cioè quelle grandi che fanno le IDT regionali, quelle che vi dicono no, questo servizio dobbiamo darlo a loro perché hanno il global service, no? E allora, e loro il più delle volte fanno anche servizi con software open source, IDT regionali e quant'altro, no? Ecco, allora, care grandi aziende che avete 10.000 sviluppatori, in genere li mettete sul tavolo così, no, cioè... No, se continuate a fare progetti che integrano software open source e non coinvolgete minimamente la comunità, non state facendo l'interesse del vostro committente. Prima o poi se ne accorgeranno, ma non perché c'è una giustizia divina, ma perché la conoscenza si condivide e anche i committenti la capiscono. Avete qualche domanda? Questo non c'entra, non leggetelo. Vabbè, la ripeto, vai, veloce. No, la domanda è questa. Pubblicare da parte della PA centrale delle, come dire, delle FAQ o qualcosa del genere riferite alle linee guida che hai citato mi sembrerebbe che sarebbe una cosa utile. Mi chiedo chi a livello centrale possa essere il primo interlocutore da parte per esempio dell'associazione GFOS, se il team digitale che ha promosso l'abolizione del catalogo di riuso bla 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 o il MEF. Al MEF io suono e non mi aprono neanche, mi fanno il gavettone, magari al team digitale un minimo di entrature riusciamo ad averle, secondo te? Allora io sono riuscito a farmi rispondere al telefono al centralino di Consip. Quindi cioè, lo metto come un punto, in più ho abilitato il mio commercialista al MEPA, no? E per cui secondo me è Consip, però cioè, bisogna proprio andargli là a suonare il campanello. Come associazione paghiamo qualcuno che metta la tenda lì davanti, perché ritengo, mi sono fatto l'idea che loro veramente hanno tutta una procedura, una macchina, e quindi gli si fa modificare le categorie oppure gli si fa riempire quella categoria di... Cioè, assolutamente mi fermerei a livello di Consip, ma proprio tacchenti e possibilmente con l'appoggio, se riusciamo, anche di PA, insomma, di non poco conto, perché ci abbiamo Atenei, ci abbiamo Regioni, ci abbiamo un protocollo con Regione Toscana. Se posso, vai, aggiungere una cosa, non lo so se funzioni, perché non ho mai provato ad entrarmici, però in teoria Agid dovrebbe mettere a disposizione un repository in cui i sviluppatori che sviluppano soluzioni per la pubblica amministrazione possono caricare insomma, il proprio applicativo, il proprio codice sorgente. Bisogna vedere poi tra il dire e il fare se sta cosa funziona, insomma. Perché adesso mi pare che non ho visto granché, ho visto solo alcuni template per i nuovi siti internet. Sì, no, sul forum di Developer Italia, per esempio Andrea Burruso, Napo, hanno scritto molto sul discorso UMS del catasto, cioè risultati da parte di Agid. Zero. Cioè. Grazie mille, grazie Medeo, grazie Francesco. Direi possiamo andare avanti con il nuovo intervento. Il nuovo visualizzatore cartografico del network della biodiversità, Cristian Di Stefano a Francesco Bartoli. Grazie mille. Buongiorno a tutti, ovviamente non sono Cristian Di Stefano ma sono una sua collega, sono Anna Di Noi, sono qui oggi per introdurre un po' in generale il discorso sul nuovo visualizzatore cartografico del network della piattaforma interoperabile NNB, nuovo network nazionale della biodiversità, per cui... Cercherò di essere il più sintetico possibile per dare spazio a Francesco Bartoli che si occuperà più della parte tecnica.
E, cos'è il Network Nazionale della Biodiversità? Per chi ancora non lo sapesse, ma dubito. È un progetto supportato dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per implementare la strategia nazionale per la biodiversità. E il sistema è un sistema tra tutti i ministeri, supporta questo progetto per cercare di integrare tutte le informazioni geografiche relative alla biodiversità che sono nella disponibilità di tutti gli enti provider di questi dati, enti che a vario titolo sul panorama nazionale ma anche a livello internazionale hanno competenza in materia di raccolta dati, gestione dati scusate, e monitoraggio dei dati sulla biodiversità. Il network quindi che cos'è? NNB è una piattaforma, un'infrastruttura tecnica e tecnologica per fornire e gestire in modo capillare queste informazioni geografiche sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale. Come è strutturato? La piattaforma come è strutturata? È strutturata avendo un nodo centrale che permette di eseguire tutte le operazioni di ricerca e di gestione dei dati e da una serie di nodi periferici. I nodi periferici in pratica sono le banche dati o comunque tutti i cataloghi che contengono informazioni che sono nella disponibilità dei provider. Questo è il motivo per cui il Ministero dell'Ambiente si è prodigato affinché il network si concretizzasse attraverso protocolli di intesa con i provider per far sì che i dati che adesso insomma non sono totalmente liberi e accessibili al pubblico più ampio, possano attraverso una convenzione col Ministero e apertura verso il sistema, l'NNB. Scusate se sembra che faccia confusione tra sistema fisico di persone, istituzioni e sistema informativo che è la piattaforma, però si chiamano nello stesso modo. E quindi diciamo che attraverso delle convenzioni i dati che sono nella disponibilità di chi li ha vengono in qualche modo intercettati dal nodo centrale e il tutto senza che avvenga quindi il trasferimento, il riversamento di questi dati che rimangono nel sistema centrale, nel nodo centrale, che rimangono quindi nella disponibilità di chi li possiede. E tale meccanismo, per voi che siete dei tecnici, sicuramente è più comprensibile che per me, che sono più un utente che uno sviluppatore, un informatico, e avviene grazie all'utilizzo del protocollo BioCase per far sì che le raccolte dati sulla biodiversità, che generalmente sono raccolti attraverso lo standard ABCD, avviene grazie all'utilizzo del protocollo BioCase. I dati vengono quindi gestiti attraverso un unico geodatabase che consente l'esplorazione dei dati sia in forma alfanumerico, e per questo basta accedere al portale, al sito NNB su ispraambiente.it, oppure direttamente su mappa attraverso il nuovo visualizzatore cartografico di cui vi parlerà in maniera più approfondita e più professionale Francesco. E c'è da dire che negli ultimi tempi i dati ufficiali forniti dai provider del network sono stati integrati sempre nella politica della massima condivisione, dello sharing, dell'accesso a chiunque ne voglia usufruire, anche a dati provenienti da fonti di citizen science quali iNaturalist o GBIF. I dati sono stati per il momento rappresentati su una mappa attraverso tre strati diversi in base al tipo di dato geografico che è stato fornito dal provider NNB. I tre strati sono per il momento quello delle osservazioni su aree regionali che sono poi quelle con i confini regionali, provinciali e comunali. Sono i dati collegati alla griglia 10x10
chilometri in ossequio ad alcune direttive che impongono il monitoraggio di specie animali, come per esempio la Bifaina, la direttiva uccelli, e anche con uno strato, un layer con osservazioni puntuali, cioè georeferenziate nel momento in cui sono state raccolte. E vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per non potervi fornire ulteriori dettagli perché, ripeto, sono all'ultimo momento in sostituzione di Christian, che ha partecipato per lo più ai lavori di sviluppo della piattaforma. Lascio la parola a Francesco. Grazie. Grazie Francesco, hai solo 5 minuti. Sì, cerco di andare. Grazie. Allora, buongiorno, io sono Francesco Bartoli di GeoBeyond, vi presento, diciamo, seguo la presentazione di Anna e vi do alcuni dettagli, diciamo, tecnici riguardo ai software open utilizzati, a quello che è stato sviluppato in termini di nuovo visualizzatore cartografico e quello che diciamo, vogliamo portare qui alla comunità FOS4G e anche diciamo, magari ricevere feedback che possano, diciamo, dare vita a nuovi sviluppi e anche suggerimenti riguardo diciamo, i nuovi sviluppi. Lo stack, diciamo, tecnologico utilizzato, diciamo, è abbastanza comune. Abbiamo GeoServer con un data store PostGIS che fornisce, diciamo, la sorgente per i dati, appunto, del Network Nazionale della Biodiversità. Assieme a questo c'è praticamente un'applicazione custom sviluppata in Java per l'indicizzazione delle ricerche sulle tassonomie della banca dati, e poi c'è il nuovo visualizzatore che è stato sviluppato con tecnologie con JavaScript moderno e si basa su React, Redux e la Boundless SDK, che è basata su OpenLayer. Il tool è disponibile sui nostri repository, sull'organization GeoBeyond su GitHub, si chiama Map Reactor, è sviluppata basandosi sulle linee guida di user interface di Material Design e utilizza il framework Material UI per React. Inoltre ha diciamo, embedded una libreria sempre per React che si chiama Docusaurus per pubblicare online documentazione multilingua. Quali sono state le soluzioni tecnologiche adottate e anche, diciamo, vi do un input riguardo al fatto perché è stato sviluppato, si è deciso di sviluppare un nuovo visualizzatore. Si è deciso di sviluppare un nuovo visualizzatore semplicemente perché le esigenze di ISPRA erano veramente specifiche. Ovvero si voleva andare a cercare all'interno delle tassonomie con una ricerca, diciamo, spinta e veloce, e andare a filtrare una volta che l'utente inserisce i criteri di ricerca per le tassonomie, andare a filtrare il layer sia puntuale sia e quelli areali che abbiamo mostrato prima Anna, in maniera abbastanza performante, con una specifica diciamo, soluzione tecnologica che è presente in GeoServer. Infatti i layer WMS pubblicati in Map Reactor, nel visualizzatore, sono layer che provengono da una SQL View parametrica in GeoServer. Quindi sostanzialmente che cosa succede? L'utente inserisce il criterio di ricerca, qui torno un attimo indietro, qui in alto, vedete, inserisce in quella forma in alto il criterio di ricerca, ne può inserire da 1 a 3, questi criteri di ricerca diventano praticamente delle keyword per una SQL View parametrica in GeoServer, e automaticamente i layer del dato geografico dell'NNB si adatta automaticamente.
In aggiunta, l'altra, diciamo, caratteristica peculiare è il fatto che al criterio di ricerca tassonomico posso aggiungere un criterio di ricerca spaziale, ovvero attraverso un VPS posso intersecare una ricerca spaziale basata su regioni, province e comuni, e questo sostanzialmente va ad aggiungere un ulteriore filtro alla visualizzazione su mappa. Ovviamente è stato aggiunto anche la possibilità di scaricare il dato filtrato come WFS, e l'altra caratteristica peculiare dell'applicazione MapReactor è quella di essere una single page application nella quale il routing sulla URL dell'applicazione consente di rendere riproducibile la visualizzazione su mappa, ovvero i criteri di ricerca vanno a finire nella URL, per cui ottengo dei permalink ai criteri di ricerca che ho adottato nella visualizzazione su mappa. Qui salto è banalmente una vista, sì, dell'architettura, che come vedete appunto è basata sul client, su MapReactor, che colloquia dapprima con il Search Index Builder e dopodiché usa i classici protocolli WMS, WFS e WPS per servire le esigenze dell'utente che sta consultando la mappa. A cosa si pensa per il futuro di MapReactor? Si pensa di innanzitutto cercare di semplificare l'interazione dell'utente sulla mappa, quindi di creare un unico elemento, un'unica form dove l'utente può cercare qualsiasi tipo di criterio, e questi criteri, queste tipologie di ricerca con multicriterio vengono in qualche modo categorizzate, quindi gli viene data la possibilità di capire che cosa può aggiungere come criterio in un'unica forma, nonché poi la possibilità di migliorare la TOC con un Discovery Builder che vada a cercare all'interno di cataloghi CSW e attraverso il Discovery di Capabilities WMS. E inoltre ci sarà probabilmente l'opportunità di evolvere la user experience e quindi dare una maggiore usabilità all'utente finale e portare l'applicazione, il client, a diventare una progressive web application. E con questo ho concluso. Ovviamente vi invito ad andare su GitHub, sul repository del software, e provarlo, e anche se avete dei suggerimenti, aprite delle issue e saremo ben disponibili a rispondere. Grazie. Se c'è una domanda velocissima. Va bene, intanto grazie, complimenti. Io volevo capire una cosa, il form in cui possono introdurre diversi criteri, eccetera, eccetera, è previsto anche un salvataggio poi di questi parametri in modo tale che poi costituisca una serie di profilazione utente e poi se io rientro come universitario, sto banalizzando, già non devo reinserire tutto ma mi trovo già... Allora, grazie della domanda, molto... molto sensata. Allora, al momento l'applicazione non prevede il login, quindi è completamente aperta, però sostanzialmente cosa avviene? Che i criteri di ricerca, oltre che essere salvati all'interno della URL, vanno a finire anche nel DB locale del browser, per cui se tu chiudi il browser e lo riapri, sostanzialmente riottieni lo stesso dato, la stessa visualizzazione. L'intenzione per il futuro probabilmente potrebbe essere anche quella di
andare a profilare in maniera molto basica l'utente e instaurare anche meccanismi di notifica per l'utente su specifiche tipologie di ricerca che ha eseguito. Questo sì, sempre perché diciamo, la consultazione è molto orientata all'ambito di ricerca e di e universitario, quindi ovviamente diciamo, ci sarebbe questa opportunità. Grazie. Grazie mille, grazie. Io direi di passare subito all'intervento previsto in scaletta, il modello dei dati nel progetto Intense per il turismo attivo, Eva Lorrai, Laura Muscas, Roberto De Montis. No? Scusa? Io ho questo. Passiamo oltre. Ah, ok, il nuovo catasto? Ok, scusate. Il nuovo catasto strade della provincia di Piacenza, un esempio di migrazione da software proprietario a software open source. Roberto Marzocchi, Roberta Fagandini, Tiziano Cosso, eccetera. Sì, grazie, grazie. E grazie anche per cercare di essere molto... Grazie a tutti, buongiorno a tutti. E, appunto, presenteremo questo lavoro, gli autori li leggete, non li sto a ripetere, sennò perdiamo già tutto il tempo. Lavoro fatto per conto della provincia di Piacenza, cercando di spiegare innanzitutto le ragioni del lavoro, che rappresenta una migrazione appunto da software proprietario a software open source. Dico subito che la slide successiva sarà un bagno di realtà, quindi spiegherò un po' come ha già fatto Amedeo a proposito del MEPA, le ragioni di questo passaggio, che non sono propriamente di ottimo auspicio. Spiegheremo le ragioni per cui sono stati scelti gli strumenti che abbiamo utilizzato e alcuni dettagli di implementazione che spero possano essere di interesse per tutti. Beh, innanzitutto, appunto, perché realizzare un nuovo catasto strade? Vabbè, innanzitutto perché è un obbligo della provincia in seguito al decreto ministeriale del 2001. E in realtà un catasto strade esisteva già, esisteva appunto come plugin di software ESRI, di ArcGIS in particolare, basato su un database Oracle. E perché decidono di realizzare uno nuovo? Beh, molto banalmente perché al variare delle versioni di ArcGIS il plugin non funzionava più, ad oggi risulta praticamente inutilizzabile, hanno un unico computer su cui lo possono usare che è in un sottoscala e quindi diciamo che si sono trovati di fronte alla realtà. E in realtà è è anche una notizia positiva, come diceva appunto nella presentazione che mi ha preceduto, perché poi alla fine i nodi vengono al pettine. E quindi l'esigenza è stata quella di recuperare i dati presenti nel catasto strade e dotarsi appunto di un nuovo strumento. Due cose sulle normative: questo è un catasto di livello 2, quindi in sostanza molto semplice, ci sono degli assi stradali e delle giunzioni, non sono rappresentati elementi complessi tipo rotatorio o altro. Ovviamente le regole sono che un catasto strada è costituito da elementi puntuali ed elementi lineari, entrambi devono essere posizionati esattamente sull'asse stradale. Scusate. E ciascun elemento appunto poi caratterizzato da degli attributi che ne individuano le principali caratteristiche e che ovviamente devono essere aggiornati periodicamente dall'ente stesso, in particolare da personale anche non particolarmente esperto, tantomeno di software GIS. Quali erano appunto le caratteristiche che ci chiedeva la provincia? Quello di ovviamente recuperare tutti i dati storici garantendo l'uniformità e la qualità del dato, di consentire degli aggiornamenti dei dati geometrici e alfanumerici in seguito diciamo, all'emanazione del nuovo catasto strade, una manutenzione autonoma, e questo forse è il punto di forza direi dell'open source, una manutenzione autonoma per il settore strade e per altro personale che collabora con loro in seguito diciamo, alla chiusura del lavoro. E poi un'altra richiesta era anche di un utilizzo semplice per personale tecnico appunto che poco sa di informatica, proprio di GIS non ne vuole sapere neanche meno giustamente.
Quindi gli strumenti che abbiamo individuato sono un database PostGIS che sostituisse quello Oracle. Come software di funzionamento abbiamo scelto QGIS, abbiamo fatto, questa è già stata completata, una formazione al personale del settore strade su QGIS. Il fatto che sicuramente sia un software che ha un funzionamento anche di primo impatto simile ad ArcGIS è stato un vantaggio dal punto di vista del molto pratico delle persone che hanno seguito la formazione. Poi abbiamo pensato di proporre anche la realizzazione di un WebGIS, quindi di un strumento web che consentisse l'editing alfanumerico appunto alle persone che difficilmente si sarebbero messe ad aprire un qualsiasi software GIS proprietario, commerciale, di qualsiasi tipo, quindi indipendentemente dalla scelta open o meno. E in questo senso la scelta di QGIS Server e di Litmap è, a nostro avviso, è stata di buon, positiva. Le fasi del lavoro sono state queste, quindi il recupero dei dati geometrici, il recupero di dati di video storici che avevano nel vecchio catasto strade, la riorganizzazione del database che spiegherò un po', l'analisi delle progressive che presentavano un po' di errori e alcuni trigger per garantire lo snap sugli elementi stradali durante le fasi di editing. Riguardo ai dati geometrici, sono stati esportati, in realtà non erano, non so per quale ragione, ovviamente il lavoro precedente non era realizzato da noi, questo si è capito finora, erano presenti non in Oracle ma in un database ESRI, non disponendo dei grigliati sono stati esportati e convertiti al nuovo sistema di riferimento richiesto dalla Regione Emilia-Romagna con questo software, che è un software free ma non open source, e in seguito alla conversione sono stati importati su PostGIS. I dati non geometrici, paradossalmente, mi verrebbe da dire, nel senso che non c'era la geometria da trasferire, da utilizzare, però sono stati trasferiti in maniera direi molto positiva usando la libreria OGR, TOGR, che in realtà appunto permette di trasferire sia dati geometrici ma anche non, garantendo tutto sommato una buona uniformità dei dati tra un database e l'altro. Riguardo ai video, anche su questo la scelta precedente di software proprietari ci ha trovato di fronte a una criticità molto grossa. Infatti i video in teoria erano georeferenziati, ma tramite un file binario di cui ovviamente la provincia non aveva più nessun tipo di informazione, ovviamente era interpretato da un qualche software che non avevano più a disposizione, quindi sostanzialmente c'erano una serie di video, un centinaio, di cui non si sapeva praticamente più nulla, non si sapeva come georeferenziarli. Abbiamo quindi scelto questa metodologia, cioè di individuare il punto di inizio e fine dei video sugli assi stradali, suddividere il video in fotogrammi e suddividere anche la strada con un numero di fotogrammi pari a quello del video. E quindi in questo modo abbiamo spalmato, tra virgolette, i video sulla rete stradale in maniera un po' appunto casereccia, ma funzionale assolutamente. E quindi il risultato è appunto questo. Tra l'altro, erano video realizzati, come vedete nell'immagine, da quattro angolazioni diverse. Dirò poi alla fine qualcosa sulle conclusioni a proposito dei video per possibili sviluppi futuri. Il database l'abbiamo riorganizzato, anche qua per cercare di renderlo, dicevo prima, l'idea era che la realizzazione del lavoro precedente fosse anche ben fatta. Vedete la struttura, c'erano delle tabelle, un'unica tabella con tutti gli elementi puntuali, si tratta di decine di migliaia di elementi, e stesso discorso per gli elementi lineari. Queste tabelle erano da collegare manualmente con le tabelle che ne avevano gli attributi, quindi che ne so, gli elementi puntuali sono segnali stradali piuttosto che palli della luce, e ciascun record di questa enorme tabella doveva essere collegato alla corrispondente tabella con gli attributi specifici. Infine c'era un'ulteriore tabella, anche questa unica, con le decodifiche della previste dalla normativa, in realtà non dalla normativa nazionale ma da una normativa regionale che ha recepito quella nazionale che citavo nella prima slide. Abbiamo cercato di riorganizzarli per renderli, di concerto con la committenza, per renderli più intuitivi, quindi diviso tutte le tabelle degli elementi puntuali, quindi attualmente hanno una tabella per i segnali stradali e una per i segnali luminosi,
e anche sulle decodifiche dividerle anche queste in maniera tale che qualsiasi, diciamo, persona del settore strade facilmente riesca a modificarla qualora sia necessario, appunto qualora cambino le normative o anche semplicemente vogliano aggiungere degli attributi. E poi c'è stato abbiamo riscontrato alcuni problemi sulle progressive, diciamo di fatto un catasto strade dovrebbe presentare ovviamente delle progressive reali e amministrative che sono la stessa cosa, quindi progressiva reale si intende quella dell'asse stradale e progressiva amministrativa quella che si legge sui CP chilometrici. Di fatto le amministrazioni, quasi tutte direi da quello che ci raccontavano, non hanno le risorse per ricipare le strade, quindi le strade sono state modificate e attualmente c'è una discordanza tra i cippi e le lunghezze. Questo sarebbe anche il meno, ma in più abbiamo, analizzando i dati, non sempre, si parlava di una progressiva amministrativa che talvolta era uguale a quelle geometriche, talvolta era diversa ed era a loro volta, come vedete da questo semplice schema, diversa da quello che si leggeva nei cippi. E vabbè, questi sono un po' di dati quindi che danno l'idea delle differenze che ci sono, magari anche in numero si parla del 7% di differenze o 3% in numero limitato, ma stiamo parlando di migliaia di elementi sbagliati. E quindi abbiamo anche in questo caso stato rivisto il tutto cercando di definire una lunghezza progressiva corretta, diciamo, sulla base dell'asse stradale. In caso di correzioni degli assi stradali, che ovviamente verranno fatte anche in futuro, verrà ovviamente modificata in automatico, e poi definire delle lunghezze, delle progressive amministrative sulla base dei CIP con ovviamente interpolazioni lineari. E infine, degli ultimi passaggi è stato quello di realizzare dei trigger su PostGIS per garantire lo snap, questa è una richiesta ovviamente della normativa, garantire lo snap sugli assi stradali, quindi in sostanza digitalizzando su GIS l'utente digitalizzerà un punto in prossimità della strada, ovviamente non salvo che sia particolarmente che abbia problemi probabilmente di autismo o altro, non riuscirà a beccare l'asse stradale, ma tramite appunto un trigger l'asse stradale verrà la corrispondenza della geometria sull'asse stradale verrà ovviamente garantita. Abbiamo infine creato il progetto, stiamo in realtà creando, questa parte in ultimazione in questi giorni, settimane, stiamo creando un progetto QGIS, questi sono alcuni screenshot dei primi, diciamo, stili associati, e ovviamente il tutto per pubblicarlo appunto su Litsmap, cioè su QGIS server usando il client Litsmap. Giusto per concludere, direi che sono stato abbastanza nei tempi, quello che possiamo dire è che l'architettura, che è interamente basata su software open source, quindi quelli diciamo già detti durante la presentazione, si è rivelata assolutamente adatta, anzi, anche se, come dicevo, stiamo ancora ultimando il lavoro, si sta facendo apprezzare già ora per l'usabilità, già quel poco che facciamo vedere, quindi non è ancora ultimata, ma i tecnici della provincia mi sembra siano molto molto soddisfatti rispetto a quello che c'era prima. Sicuramente aveva delle criticità, ma questa è una notizia secondo me positiva per un convegno come questo. Vabbè, tutti gli stili che verranno creati, un nostro piccolo, diciamo, tentativo di restituire qualcosa, verranno condivisi sul nostro repository GitHub per essere inclusi poi nel plugin resource sharing, perché penso possano essere utili. Catasto strade ovviamente è un qualcosa che avranno anche altre province, quindi può essere un qualcosa di utile per la comunità. Inoltre già ora siamo stati contattati da alcune imprese private che lavorano per la provincia e che, dovendo partecipare a gare, diciamo, che si occupano di manutenzione stradale, dovendo partecipare a gare, ci hanno chiesto quali potrebbero essere le modalità per aggiornare il catasto strade. Una sicuramente potrebbe essere quella, e questa infrastruttura lo permette, di realizzare dei nuovi video su Mapillary. E una seconda potrebbe essere quella di migliorare ulteriormente la semplicità di aggiornamento dei dati usando un'applicazione mobile. È vero che Litsmap è già un ottimo passo in avanti, cioè avere un WebGIS, però avere un'applicazione mobile per i tecnici che sono sulla strada sarebbe ancora meglio, obiettivamente. E questi sono di nuovo dei vantaggi del fatto di utilizzare una soluzione aperta rispetto a delle soluzioni proprietarie chiuse, almeno a nostro avviso. E con questo ho concluso. Se c'è una domanda velocissima, ma veramente velocissima. Sì, scusa,
cominciato a direi settembre-ottobre, quindi lì più o meno. Nel 2000, sì. Ovviamente non del 2019, perché... Non è colpa della provincia di Piacenza, sì, sì. Però, cioè, no, assolutamente, anzi sono assolutamente sbagliato, non ovviamente per colpe. Grazie mille, direi di proseguire con l'intervento successivo, che dovrebbe essere l'utilizzo di strumenti GIS OS nella PA, sviluppo di un nuovo master plan della ciclabilità del Comune di Padova. Eleonora D'Elia, Daniele Codato, Massimo De Marchi e Alberto Marescotti. Grazie. Buongiorno. Grazie anche per essere velocissima. tenterò di essere il più rapido possibile. No, non c'è problema. Buongiorno, sono Eleonora D'Elia e sono consulente ambientale. Collaboro col Master in G-Science e Droni dell'Università di Padova e col Comune. Proprio da questo connubio è nato l'interesse nello sviluppare il nuovo Master per della ciclabilità di Padova con una modalità differente rispetto al passato. Nel 2009 il master plan precedente è stato sviluppato praticamente interamente con software in ambiente CAD. Quello che è stato fatto questa volta è stato utilizzare strumenti GIS e in particolare GIS open source. Quindi con l'obiettivo principale di individuare i punti di forza e di debolezza della viabilità urbana all'interno del comune per riuscire a creare una rete più continua, sicura e quindi di migliore qualità per il ciclista urbano, si sono effettuate diverse tipologie di analisi che possono rientrare in tre principali categorie. La prima è l'analisi dei flussi ciclistici, quindi quante biciclette si muovono e dove. La seconda è l'analisi dell'European Cycling Challenge, ovvero sfida europea della ciclabilità, di cui parlerò in seguito, e poi l'analisi di rischio oggettivo e percepito, ovvero quali sono effettivamente le zone più pericolose a livello incidentale nel comune e quali siano le zone che in realtà vengono considerate pericolose per quanto magari effettivamente questa concezione non rispecchi la realtà dell'oggettività dell'evento. L'analisi dei flussi ciclistici è stata effettuata a specchio rispetto a quella che è avvenuta nel 2009, quindi su 31 sezioni disperse lungo tutto il comune si sono andate su due giornate di analisi e in tre fasce orarie si è andata a valutare, a conteggiare quante biciclette passassero, la direzione di entrata ed uscita, verso il centro della città e fuori dalla città. Tutti questi dati sono stati riportati all'interno del GIS e in particolare utilizzando QGIS, e sono state effettuate diverse analisi. Un esempio molto semplice che riporto è stata quella di categorizzare, indicizzare le direzioni di entrata e di uscita, e categorizzare e dare uno spessore differente in base ad esempio questo è il valore medio orario nella sezione di via Altinate di entrata ed uscita rispetto al centro della città. La successiva tipologia di analisi è stata quella dei dati dell'European Cycling Challenge. L'European Cycling Challenge è una sfida che avviene nel mese di maggio che riguarda tutta l'Europa, nato da un progetto dell'Università di Bologna e si basa sull'idea di partecipare ad una squadra che sarebbe il proprio comune e quindi scaricando un'applicazione gratuita e includendo e salvando i propri percorsi che vanno a sommarsi a quelli di tutti gli altri comuni, di tutti gli altri partecipanti della squadra, si stila una classifica delle città più pedalate, quindi con più percorsi, con più chilometri percorsi dagli utenti. Questi dati ovviamente sono accessibili anche alle municipalità, quindi poi vengono richiesti dalle municipalità e dati e riportano, parliamo di una mole di dati abbastanza grossa, ad esempio sono sui 12.000 corse, un poco meno di 12.000 corse. Ovviamente sono difficilmente gestibili direttamente all'interno di un GIS. Ciò che è stato fatto è stato utilizzare un database, PostgreSQL e la relativa estensione PostGIS, gestito con PGMin,
E quindi si sono andate a individuare due tabelle principali, quella relative alla generica della corsa, quindi informazioni, tipologia di bici utilizzata, che tipo di percorso fatto, chi l'avesse fatto, età, sesso e queste informazioni, e poi il dettaglio della corsa, quindi file GPX collegato che individuava a livello di geografico e di coordinate il percorso è realmente effettuato. Da questi dati, quindi, sono stati riportati, analizzati, è stata estrapolata una mappa di concentrazione, in particolare una mappa di hotspot delle zone più, che presentavano più di 30.000 punti nel giro di 300 metri di raggio. Questo vuol dire che le zone effettivamente più percorse sono le strade che portano verso il centro della città e le zone del centro rappresentato dalla ZTL, che potete vedere segnalata in nero, e tutte le zone dell'università e degli istituti. Inoltre è stata fatta una piccola classifica dell'utilizzo maggiore che è stato fatto dei percorsi, quindi in che veste veniva fatto questo giro in bicicletta. Cioè il maggiore utilizzo è stato per andare a lavoro per andare a lavoro o a scuola. Per quanto riguarda invece l'analisi di rischio percepito, due fonti di dati principali sono state utilizzate. La prima sono stati i dati del questionario indetto dal Comune di Padova su Padovanet, in cui veniva richiesto proprio quali fossero considerati tre incroci o le tre strade maggiormente pericolose. E i dati sono stati quindi importati sempre in QGIS, è stata effettuata una joint tabellare e i dati sono stati quindi visivamente rappresentati con un buffer a distanza variabile in base al numero di segnalazioni. Successivamente poi sono stati implementati anche i dati del progetto di piste riciclabili, progetto dell'Università di Padova, è un progetto di crowd mapping e di partecipatori GIS, dove chiunque avesse uno smartphone poteva scaricare l'applicazione e segnalare le criticità incontrate lungo la pista ciclabile. C'erano varie tipologie di criticità che si potevano segnalare, tra cui ad esempio pista interrotta, ostacolo su pista, oppure tratto pericoloso. Proprio queste informazioni sono state ricavate e anche di questo è stata effettuata una zona di sono state individuate le zone hotspot e quindi si può vedere la combinazione delle due tipologie di informazioni rappresentate su mappa per poter capire meglio quali siano effettivamente le zone valutate più pericolose per chi usufruisce delle piste ciclabili. Per quanto riguarda l'analisi invece del rischio oggettivo, bisogna fare un piccolo excursus su come vengono salvati i dati degli incidenti a livello della polizia locale. Dunque, nel 2009 ciò che era stato fatto era che la polizia usciva, quando rientrava compilava un form in cui segnalava, scriveva l'indirizzo ed una localizzazione più o meno indicativa della posizione, quindi un indirizzo e magari il numero civico oppure l'incrocio. Questo ovviamente creava delle problematiche di dati, di ridondanza, perché alla fine gli incidenti venivano contati sulla somma per tratto e per arco di strada. Nel momento in cui un incidente avveniva nell'incrocio tra via Gattamelata e via Facciolati, ad esempio, veniva conteggiato sia su via Gattamelata sia su via Facciolati, portando quindi a un risultato falsato dei dati. Questo quindi anche per la programmazione per poter fare un master plan effettivamente creava delle problematiche, quindi la visualizzazione che era stata pensata era di questo tipo, in cui il numero degli incidenti veniva rappresentato dai pallini e poi direzionato sulla strada, perché non si sapeva esattamente dove avvenissero questi incidenti. Ciò che invece è successivamente, dal 2012, la polizia locale ha adottato un sistema differente che si chiama Verbatel, in cui i punti vengono salvati proprio su una mappa e quindi si ha una geolocalizzazione precisa.
Questo ha portato quindi l'estrapolazione di questi punti importati all'interno di QGIS ha permesso di visualizzare in modo molto più preciso dove fossero avvenuti. In questo caso questa è una categorizzazione dividendo, una divisione di layer in realtà, dividendo dal 2012 al 2017 i punti più chiari sono i punti più recenti, quelli più scuri sono i punti degli incidenti passati. Questo ovviamente permette di effettuare un'analisi molto più precisa di quali possano essere le motivazioni reali per l'incidentalità oppure di capire l'evoluzione nel tempo, anche se vengono create delle rotonde, se effettivamente prima e dopo ci sia stata una variazione o meno della situazione incidentale. Da questo poi è stata fatta, è stata ricavata anche qui una mappa di hotspot per andare a individuare quali fossero esattamente le zone più incidentate, quindi in questo caso sono più di 3 incidenti nell'arco di 100 metri di raggio e possiamo subito vedere che quali siano le direzioni principali. Per chi conosce Padova parliamo di via Tiziano Spetti e di via Facciolati, ma vabbè, questo... E il risultato finale è stato quindi la creazione di delle radiali alla città, quindi strade a facile percorrenza che portino verso il centro, dato che nel centro effettivamente c'è il fulcro e poi lo smistamento tra virgolette dei flussi ciclistici. E quindi parliamo di strade continue e di piste ciclabili che possano arrivare a che permettano una viabilità molto più rapida e sicura. Oltre a questo è stato fornito poi al Comune di Padova la possibilità di esporre tutti questi risultati mediante un WebGIS. Questo nasce da un QGIS to web, è un adattamento del codice alle esigenze ovviamente del comune, e in cui si possono scegliere i differenti layer, stampare molto, molto semplice con vari strumenti anche per evidenziare le zone di interesse. Quindi in conclusione, l'apporto del GIS è stato sentito molto perché ha portato ovviamente ad analisi molto più precise e molto più accurate, e il fatto di aver potuto utilizzare un open source, il tutto open source, ha anche ridotto drasticamente i costi nella gestione proprio totale del dato, dal dato grezzo e quindi dal database alla produzione all'analisi in QGIS, alla produzione finale con un WebGIS e con uno strumento effettivo che si potesse utilizzare. Da qui la futura implementazione che è stata pensata avverrà all'interno del progetto Promix per la sicurezza stradale e la promiscuità sostenibile nelle strade, dove nel comune di Padova e dell'area metropolitana limitrofa si andranno a valutare e a creare uno strumento simile a quello precedente per la semplice analisi degli incidenti, ma di tutte le categorie, in modo tale che a tutto il comune e a tutti a chiunque ne faccia domanda sia possibile accedere a questi dati con semplice analisi, quindi non entrando necessariamente nell'utilizzo del GIS come tecnico, sia possibile ottenere dei risultati e delle analisi più precise. Con il disegno dell'architetto Alberto Marescotti, che è il capo progetto sia del progetto di Bicipolitana sia del Promix, niente. Ringrazio per l'attenzione. Grazie. Se ci fosse una domanda, ma più che rapida, direi rapidissima, altrimenti possiamo passare all'intervento successivo. L'esperienza dell'Agenzia per l'Ambiente del Veneto, ARPAV, nell'utilizzo di software geografico di tipo open source. Monica Cestaro, Annalisa Schiavon, Lucio Pasquini e Elvio Tasso, che ringrazio e a cui chiedo di essere ancor più veloci perché siamo un po' stretti con i tempi. Grazie. L'esperienza dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale nel campo dell'open source. E in particolare, mi sentite? Okay.
In particolare, dunque, vi parlerà del Geoportale, che è lo strumento principale dell'Agenzia per la diffusione dei dati ambientali. E in secondo luogo, come esperienza, come ulteriore esperienza, l'applicazione su QGIS, con QGIS, del controllo degli impianti di telecomunicazione. Dunque, per quanto riguarda il Geoportale, questo è il link dove è già attivo da qualche tempo, e è proprio appunto la modalità per diffondere la diffusione dei dati ambientali territoriali di tutta l'agenzia ufficiale. E la finalità con cui nasce il progetto la finalità principale del progetto è quella di rendere accessibili a tutti, quindi a cittadini, a professionisti, a ricercatori e tecnici delle altre pubbliche amministrazioni, i nostri dati in un'ottica open data. E tutti i nostri dati sono di licenza, sono distribuiti con licenza CC BY. Questo in modo, insomma, perché precedentemente, insomma, eravamo ancora ad un livello di per soddisfare la legge dell'open data, la legge di trasparenza, eravamo proprio a livello di diffusione dei dati, ma proprio a base, molto base, come shapefile, eccetera. La seconda, comunque, finalità del progetto con cui viene portata avanti è quella proprio di interna anche, quindi di comunicare i dati, di comunicazione di dati geografici tra le varie strutture ARPA, in quanto ARPA va comunque un ente molto diffuso sul territorio, distribuito, ci sono vari centri e siamo un po' in tutte le province. E quindi di organizzare i nostri dati geografici in un repository ufficiale condiviso, mettendo, insomma, anche per un motivo di versioning, insomma, di difficoltà che avevamo precedentemente. E comunque si inserisce in un più generale processo di utilizzo di software open source e di tecnologie open source in ambito informatico in generale, ma in particolare in ambito geografico. E quindi Geoportale, comunque, anche diffondendo poi i dati con i protocolli standard OGC, è comunque anche questo uno strumento per promuovere l'utilizzo di QGIS anche all'interno, anche da parte dei tecnici ambientali. In effetti, negli ultimi anni l'agenzia, insomma, è passata da un utilizzo molto pesante di software licenziato GIS all'utilizzo di QGIS, quindi parliamo sia di analisi dei dati sul territorio, raccolti sul territorio da parte dei tecnici, sia delle successive poi elaborazioni per dare una sintesi della qualità dei dati, e fino appunto alla pubblicazione di questi anche a chiunque, al cittadino. Ho sformattato male, mi dispiace, perché anche questo è un ODT, ma... E dunque, per dare un po' una breve accenno dell'architettura con cui è costruito, questo il nostro Geoportale è proprio l'istanza di GeoNode, la piattaforma open source per la condivisione di dati geografici. Questo è il link, se riuscite a vedere, perché e del progetto, per chi volesse approfondire, se non ci sono molti altri utilizzatori che sicuramente lo conoscete. E, l'unica cosa che dico, sottolineo, che è basato su GeoServer, quindi implementa tutti i vari servizi di protocolli OGC standard, WMS, UFS, VCS e Coverage Service Web. Il database su cui è basato Geoportale, il repository, è appunto realizzato con Postgres, con l'estensione geografica PostGIS. Questa è la home page del Geoportale, giusto per farvi un attimo vedere. Ci siamo dedicati pochissimo alla customizzazione, insomma, alla parte grafica, abbiamo lasciato così, dedicandoci proprio a riempire, a dare i contenuti, che poi è la nostra missione, insomma, è quello che ci riguarda. Dunque, questo è l'elenco dei layer, ne abbiamo quasi 555.
entrando nel geoportale, vedendo, visualizzando tutti i dati territoriali che ci sono, si possono effettuare appunto vari ordinamenti a livello fenomarico, insomma così, effettuare delle ricerche con campi testuali e scorrere insomma attraverso filtri per categoria, per tipologia di dati. Entrando poi nel dettaglio di ogni dato, è possibile visualizzare una breve overview dei metadati relativi e scaricare i layer in tutti questi formati, quindi no, è molto aperto, e i relativi metadati. Attualmente in questa versione del geoportale ancora bisogna porre attenzione purtroppo a scaricare sia i dati e i metadati separatamente, ma è necessario che vadano sempre collegati. E, brevemente queste sono le mappe su cui abbiamo un po' organizzato i dati, alcune di queste sono pubblicate nel sito direttamente all'interno delle varie matrici ambientali, e non tutti i dati territoriali sono inseriti nelle mappe, ma insomma. E ogni mappa può, cioè, sono molto variabili perché alcune hanno solo un dato territoriale, mostrano solo dato territoriale, a parte oltre le basi e i confini, altre invece sono molto più articolate. Giusto per dare un po' un focus sul numero di visualizzazioni, insomma, è comunque consultato pur non essendo mai stato pubblicizzato molto all'esterno. Quello su cui volevo dare brevemente insomma, l'attenzione è che, stiamo cercando di porre l'attenzione sul fatto di aggiornare il più possibile i repository del geoportale con dati aggiornati in tempo reale, per cui quindi di creare dei collegamenti tra i dati visualizzati nel geoportale e i vari database applicativi di ARPAV. Per cui, ad esempio, per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione, c'è un collegamento diretto con il database, per cui ad ogni attivazione di un nuovo impianto, di una nuova stazione radiobase di telefonia mobile, questo viene immediatamente insomma, visualizzato nel geoportale. E questo avviene anche per i catasti delle fonti di pressione ambientale, che sono tutti questi quei siti che hanno necessità di avere un'autorizzazione ambientale, e quindi andiamo dalle industrie chimiche, manifatturiere, aziende zootecniche, aziende agricole, fino anche agli autolavaggi, i relativi scarichi georeferenziati, i depuratori, naturalmente, le discariche, i pozzi delle discariche e i pozzi di approvvigionamento idrico. È un po' la direzione di lavoro su cui stiamo cercando di andare, quella di quindi di integrare sempre più possibile le strutture di base dati dell'agenzia. Quindi faccio vedere solo un paio di mappe. Questa è la mappa del monitoraggio delle qualità dell'aria, che è naturalmente un tema molto caldo attualmente. Andando quindi nel dettaglio della mappa, è possibile, cliccando su Visualizza, accedere al navigatore web, che è il Geo Explorer, quello standard del Geonode, e navigare con i soliti mezzi e interrogare i dati delle stazioni. Quindi abbiamo una breve anagrafica delle stazioni di monitoraggio, i parametri chimici che vengono visualizzati in quella particolare stazione, questa è quella della Mandria, e importante il collegamento ai dati validati in diretta sul nostro portale, oltre al dettaglio della stazione. Diciamo che questo ancora non è stato realizzato solo fino in parte, questa navigazione completa, e vorremmo anche arrivarci per tutti i dati di monitoraggio dell'agenzia. Altra modalità per interrogare i dati è anche quella di effettuare delle ricerche in base alla finestra geografica oppure in base agli attributi. Comunque sono cose abbastanza normali. L'altra mappa che vi volevo presentare è quella degli impianti di telecomunicazione che vi dicevo prima, quindi questi sono
aggiornati in tempo reale sono tutti gli impianti di telefonia mobile e radio TV. E anche qui volevo solo mostrare, perché abbiamo un po', oltre diciamo ai dati che sono dati minimi per ragioni di privacy, pochi dati tecnici che possiamo pubblicare, quindi gestore di telefonia e dati dell'indirizzo di quota, e però abbiamo pubblicato diciamo la mappa della simulazione dei livelli di campo elettrico. E non so se il mio collega Lucio Peschini vuole continuare con... Sì, avete ancora un paio di minuti, vi ringrazio. Allora, buongiorno. Buongiorno. Sì, mi chiamo Lucio Pasquini, faccio parte dell'area fisica dell'ARPA, l'agenzia regionale, e solo tre slide, giusto per illustrare come siamo agganciati a quel discorso del geoportale, nel senso che oltre a questo sistema è agganciato a Allora, come area fisica noi abbiamo sviluppato, diciamo così, un applicativo in forma di plugin su QGIS, che si integra col sistema dell'agenzia regionale, per cui di fatto abbiamo bisogno di uno strumento rapido, diciamo così, integrato col sistema per poter esprimere velocemente tutti i pareri che ci vengono richiesti, per cui abbiamo un certo numero di tecnici su tutta la regione che devono rispondere entro un mese dopo la presentazione di una richiesta di riconfigurazione di una stazione radiobase o in generale di un impianto per telecomunicazioni. E quindi l'applicativo che abbiamo sviluppato all'interno di QGIS va a interrogare il database degli impianti delle telecomunicazioni, che viene popolato dai gestori all'atto della richiesta. Quindi quel quadratino rosso è un'interfaccia web per i gestori che popolano, e da lì arriva la nostra richiesta e praticamente vanno a popolare il database. Noi direttamente dall'interno dell'applicativo QGIS andiamo a interrogare i dati e con diciamo così, l'applicativo che abbiamo sviluppato a partire ormai da un progetto che è iniziato praticamente 5 anni fa, produciamo quelle mappe di campo elettromagnetico che ci servono per stabilire se il nuovo impianto è compatibile oppure no, se rispetta i limiti normativi. Detto questo, poi dopo viene aggiornato il database da dove vanno a pescare il geoportale per l'informazione dei dati. Quello che volevo quello di cui volevo parlare era come si è sviluppato all'interno del gruppo di lavoro dell'area fisica questo progetto di, diciamo così, di sviluppo e di calcolo dei campi elettromagnetici. Di fatto sia quel progetto geoportale che è stato illustrato prima, che questo sistema, è sempre stato un lavoro di gruppo all'interno dell'agenzia che ha messo insieme le varie professionalità, dalla parte informatica alla parte fisica in questo caso, e praticamente quello che volevo sottolineare è che l'insieme di tutti i software open source hanno contribuito a diciamo, sviluppare questo spirito di gruppo che si è sviluppato all'interno dell'agenzia per affrontare questo tipo di campo, perché praticamente tutti gli utenti dell'applicativo hanno in qualche modo partecipato al suo sviluppo, quindi gli stessi tecnici che poi concretamente utilizzano l'applicativo per calcolare i campi elettromagnetici e infine esprimere i pareri, sono in parte il gruppo dei sviluppatori, poi un altro gruppo sono quelli che poi vanno a verificare quello che era stato sviluppato, e gli stessi utenti a loro volta, che magari non hanno partecipato a questa fase, a loro volta portano richieste, suggerimenti o anche... sì, volevo fare una domanda? Oh. Sì, ho solo un'altra slide. Era giustamente, quindi questo era per concludere,
è che di fatto quello che volevo testimoniare in questo intervento era che l'attività che abbiamo svolto come sviluppo di questo applicativo in ambiente open source ha di fatto favorito un'importante aggregazione tra le persone che poi dopo concretamente lavorano. Questo progetto, dicevo, nasce come open source. Il problema, è che è un qualcosa radicato all'interno della struttura dell'agenzia e quindi è legato a come si è sviluppato a livello informatico, come database, come programmi utilizzati, eccetera. Quindi non è facilmente esportabile così com'è in altre situazioni per vari motivi, perché altre ARPA hanno organizzazioni diverse, perché si organizzano magari in tempi diversi, oppure non voglio rinunciare a applicativi proprietari o altre cose su cui hanno già. Quindi non è facile, portare questa esperienza così com'è in altre situazioni. Poi, di fatto, non potendo condividere in altre realtà tutto il sistema, l'idea, l'obiettivo che ci stiamo proponendo è quello perlomeno di condividere parte di codice applicativo per il calcolo di determinate cose specifiche. Per cui resta comunque questo un progetto in continua evoluzione per vari motivi. Uno, che c'è sempre la necessità di aggiungere delle funzionalità nuove per adeguarsi alle nuove tecnologie o a modifiche normative. Questo possiamo farlo in tempo reale, visto che gestiamo direttamente noi l'applicativo. Poi dopo alcuni anni di sviluppo del software, per dire, quest'ultimo anno abbiamo dovuto trasformare l'applicativo adeguandolo a QGIS 3. Quindi questo ci ha portato. E questo, per ultima cosa, è stata l'occasione per rivedere tutto il codice e cercare di renderlo più modulare proprio per tentare questa forma di condivisione con altre agenzie. Questo era. Grazie mille. Ora solo una comunicazione tecnica velocissima. L'ho già accennato ieri, buongiorno a tutti, sono Luca De Lucchi, l'ho già accennato ieri, quest'anno a Bucarest ci sarà il Fosforgi internazionale, ci hanno mandato 5 slide, ma ci metto veramente pochissimi minuti da presentare. Allora, il tutto è nato nel 2013, la comunità europea aveva organizzato, cioè la comunità rumena insieme a quella ceca, aveva organizzato nel 2012 il Fosforgi Central Europe. E nel 2013 è andata in Romania, l'evento è stato un grande successo, anche perché il gruppo rumeno è molto... Ci sono anch'io. Il gruppo rumeno è molto coeso, sono un bel gruppo di amici proprio, e organizzano 3 eventi all'anno e... L'organizzazione è andata molto bene, c'erano più di 400 persone, qualcheduno li aveva un po' spinti per organizzare quello internazionale, visto il grande successo che hanno avuto, e così hanno applicato 2 anni fa, direi ormai, sì, e hanno vinto il bid per organizzare la conferenza quest'anno. Questo qui è il local team, più i vari chair delle committee, 2 sono qua, uno sono io e l'altro è Maria. Perciò se avete volete maggiori informazioni potete chiedere a noi. E, lo schedule, il 24 e 25 agosto ci sarà il QGIS Hackfest, poi 2 giornate di workshop. I workshop, se non mi ricordo male, costeranno 50 euro l'uno, che è un prezzo molto basso per il Fosforgi, che di solito è sui 100 e anche di più. Conferenza 28, 29 e 30, il prezzo della conferenza in early bird è 330 euro. All'interno sono compresi 2 eventi, il gala dinner e l'ice break, con open bar fino a 1 di notte. In verità gli avevano proposto di fare l'open bar fino alle 3 di mattina, ma gli organizzatori
molto intelligentemente hanno detto no, ci fermiamo alle tre, all'una, perché sennò noi non riusciamo a arrivare alla conferenza a organizzare. Quando avevano organizzato nel 2013, gli organizzatori facevano le 24 ore, cioè finivano la mattina alle 5, andavano a casa, si cambiavano e ricominciava. Erano più giovani, infatti non ce la facevano, infatti hanno detto no, non lo facciamo perché non ce la facciamo più. E il 31 ci sarà il code sprint usuale dopo la conferenza, dove potete incontrare i sviluppatori dei progetti che utilizzate, chiedere, fare domande e magari cercare anche di avere qualche bug risolto se non sono cose troppo complesse. Le venue, Palazzo del Parlamento è dove ci sarà il gala dinner ed è uno degli edifici più grossi al mondo. I rumeni non lo amano molto perché li ricorda tempi non molto piacevoli, però hanno deciso di farlo lì perché è un posto molto grande e i turisti vogliono vederlo, allora hanno preso la cosa al balzo. La conferenza si terrà al National Theatre, mentre i workshop si dividono tra università e mi sembra l'hotel, se non mi ricordo male. La call for paper dovrebbe... Ah, è già aperta a gennaio, non me lo ricordavo. E, chiuderà... Ah, ok, la call for paper degli abstract accademici chiude la settimana prossima. E per ogni registrato quest'anno è possibile presentare due proposte accademiche, una, se saranno accettate dalla committee che farà le review, una finirà come poster e una come presentazione, e le due presentazioni potranno diventare degli articoli su una rivista indicizzata che è ICSPRS, gli archivi che è per l'evento. I workshop e i talk chiudono il 15 aprile, dopodiché c'è il community vote che apre il 16 aprile e chiude il 30, il 10 maggio faranno l'annuncio degli accettati e il programma il 31 maggio. Probabilmente potrebbero esserci qualche delay, magari di solito una settimana in più viene poi concessa per la sottomissione, eccetera. No, ecco. Sì, ok, il comitato scientifico che potete vedere penso sul sito. Sarà... Boh. Vi ho già detto 300 euro, 100 euro di discount per le persone che vengono da paesi del terzo mondo o comunque a basso impatto, direi che qua non c'è nessuno. E c'è il Travel Grant Program che darà accesso gratuito, penso che possano applicare chiunque da tutto il mondo. E ovviamente poi in base al numero di richieste e dai soldi che ci saranno a disposizione si sceglierà il numero di persone che possono partecipare. Chiunque si registri può fare una donazione per il Travel Grant Program, c'è scritto di solito nel form di registrazione, c'è la spunta per registrare, e se presenterete un workshop e verrà accettato, l'ingresso sarà gratuito. Detto questo, direi che vi potete registrare se siete interessati. E finito. Adesso potete andare al coffee break.